Cosa? Dico, ho Vai, vai, mandato la sì. registrazione, quindi tutte le cose brutte che stavate dicendo sulle altre persone. Noi? Oggi sei tutto in tinta, sei tutto bordeaux, cavoli, Hai tra visto? Tranne la maglietta barba e sotto. pelo. Se, allora, Ma ti se... senti la barba? Dai, guarda, questa è tragica. Sto aspettando che riaprano perché è veramente a No, caso. è rossa. Cazzo, è rossa Ma io forte, sono rosso. Se ti faccio vedere le foto di quando ero piccolo, ero tipo un puccino, un puttino. Sì, tipo da... Sì, tipo i vichinghi, sai i film? Porco giù. Sì, ero tipo rosso boccoloso. Sembravo i puttini, gli angeli dei quadri barocchi, tipo. Sembrava uscissi, bravo ragazzo. Come state qua con tutta la questione delle zone e tutto? Stanno richiudendo, mi dice Marco. Rossi, tutti rossi, dal lunedì siamo tutti, della... che poi non ci cambia nulla, perché alla fine non è che, cioè, anche arancioni, ah, vabbè, mamma mia, Adesso tra io... l'altro eravamo arancione rafforzato, quindi Giusto, era... arancione scuro. Esatto, Ormai sì. ragazzi, Anche ma il io bello è le che quantità di le colori. colori le fanno solo in Italia queste cose qui dei colori, perché nel mondo non esistono, cioè... I numeri, Mamma mia. cioè più easy, i numeri, no? Che fai? Usi i numeri un po' più neutro, quei colori stai proprio. Mamma Esatto, 1, mia. 2, 3, 4, 5, non lo so, è qualcosa però sì, così scuro, chiaro, giallo. Mamma mia. Ma Scappando adesso... sugli Hawaii o in Sardegna, ho visto anche, adesso la Sardegna è zona bianca e si sta scappando tutti giù. Se io fossi Amici. nella Sardegna chiuderei tutte le porte, state a casa vostra, non rompete le palle, godiamoci la nostra Ma bianca, infatti basta. probabilmente è quello che faremo noi qua in autunno, che dicevamo della cosa, perché qua coi vaccini stanno avanti, secondo me in autunno chiudono tutto. La Scozia sicuro, la Scozia ha già chiuso tutto quanto, ha già chiusa, blindata. Calcola che Texas e altri 19 stati negli Stati Uniti adesso sono già senza mascherina, hanno tolto l'obbligo della mascherina, ma perché si sono portati avanti nel giro di pochi giorni, hanno fatto le vaccinazioni a tutti, cioè proprio a catena, a tutti, 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 adesso sono lì che se la godono, tra virgolette. Qua noi invece, come al Però solito, c'è abbiamo fatto... un progetto, sentivo oggi che hanno buttato giù il progetto vaccini anche in Italia, che dovrebbero fare l'80% in agosto, mi sembra. Speriamo, Si speriamo. spera, anche però bisogna sempre vedere, perché adesso dicono che funziona per tutte le varianti tranne che per la sudafricana. Quindi se ti becca la sudafricana o se quella sarà quella a prevalere, alla fine ce la becchiamo tutti in quel posto e diranno, avete fatto i vaccini, però poi ci sarà la Filippina, cioè, addirittura c'è la nigeriana. In Africa io non ho sentito questi grandissimi casi di pandemia, però noi abbiamo la loro versione di coronavirus, quindi non lo so. Gli abbiamo portato via pure quello. Ma da Bravo. no, Cristina versione è napoletana, napoletana, ragazzi. Cioè. anche la versione coronavirus. Vabbè. Mamma mia. Ma Comunque, poi vabbè. ma il vaccino che hanno negli Stati Uniti, ma perché non lo prendiamo anche noi, dato che è così efficace? Cioè, quella è Ma c'è un stupidità. Cioè. rallentamento nella, come cazzo si dice? La Nei diffusione. sappoli, non mi viene il termine in italiano. Dillo pure in inglese, Ludo. Sì, Nel British. supplier, nello rollout, come si dice? Non divulgazione, cazzarola. Distribuzione, no. Distribuzione, ecco, mi veniva La divulgazione, distribuzione, ah, boh, boh, boh. distribuzione, nella distribuzione, perché il problema è che è tutto legato all'Europa, cioè è l'Unione Europea che compra i vaccini e poi c'è una distribuzione, quindi è un processo un po' più lento. Per gli americani sono per i cavoli loro, quindi si già No, adesso autogestiscono. stanno in crisi, cioè, cioè l'Inghilterra è stata la prima ad approvarlo internamente, cioè prima mi sembra Israele, Stati Uniti e Inghilterra sono stati i primi a approvarlo internamente, quindi hanno potuto prendere subito, far arrivare gli approvvigionamenti. E poi l'Europa è arrivata dopo e tutte le varie industrie, eccetera, non riuscivano più a stare al passo, semplicemente Sì, questo. che poi sentivo adesso in Danimarca c'era stato un caso di trombosi, quindi avevano bloccato Sì, uno dei vaccini. con l'AstraZeneca. Esatto. Ma anche in Italia avevano bloccato quello lì, quindi adesso bisogna vedere quando ce lo daranno, fondamentalmente. Che poi Mamma mia. è qua UK, perché è di Oxford anche. Ah, Sì, cavoli. per cui noi Aia, stiamo ragazzi. dando tanto l'AstraZeneca. Sì. Mamma mia, ragazzi, che brutta situazione. La cosa certa è che anche in zona bianca le palestre non sono state aperte, quindi della serie non in palestra, addio. Cioè, l'unica speranza è che adesso che ha messo la Vezzali allo sport, al governo, speriamo che arrivino i sussidi. Sentivo stamattina che Draghi aveva firmato qualcosa che confermava i sussidi anche per il 2021-22, vediamo se arriva. Beh, considera Silvia, il settore ha preso una bella botta.
una bella botta. Noi calcolo che io, beh, sono dipendente nella palestra appunto in cui lavoro, e gennaio e febbraio stiamo ancora aspettando. E noi 3 mesi addirittura, né alla struttura né ai dipendenti, quindi è dura. Ragazzi, di che si parla? Allora, parleremmo di alimentazione, perché ci hanno chiesto un sacco dell'alimentazione. E quindi affrontiamo questo argomento, lo facciamo un po' più a botta e risposta, perché ci tenevo a dare anche un po' di cifre, perché ogni volta sono super contenti, però sono un po' cioè vogliono sapere esattamente anche di cosa parliamo, di qua di là, di teorie, punti di vista e tutto il resto. Quindi allora, un sacco di cose, volevo partire chiedendovi questa cosa a ciascuno dei due. Iniziamo dalla fase di off season, ok? Idealmente, teoria alla mano, perché se ne parla tanto, il concetto di spingere le calorie in off-season. Quanto è giusto, è sbagliato, bisogna cercare di essere conservativi, perché, per come, che idee avete in merito? Partite, Marco, over te. Va bene, allora io, cioè, a parte che si parte sempre dal presupposto che tutto va soggettivizzato, contestualizzato in base all'atleta. Allora, ci sono magari logicamente atleti, come per esempio... che appunto hard gainer vari, che se non hanno comunque un apporto calorico veramente estremamente alto non riescono a crescere. Il problema risulta sempre quando, anche nonostante un apporto calorico veramente alto, o comunque si tenta di raggiungere un apporto calorico veramente alto, solo con il cibo pulito non si riesce comunque a raggiungere quella quota calorica desiderata per raggiungere l'aumento che è desiderato. Io sono sempre di più per le masse, io parlo personalmente, per le masse il più possibile pulite, nel senso che deve esserci un surplus calorico, automaticamente non c'è ipertrofia, automaticamente non c'è crescita, però vedere quelle masse che io mi butto giù tutto il cibo possibile, dal junk food al cibo pulito, comunque basta crescere, purtroppo tante volte si guarda troppo tanto il numerino sulla bilancia, quindi numerino sulla bilancia, voglio raggiungere le 3 cifre, cazzo, l'anno scorso sono arrivato a 97, quest'anno voglio arrivare a 100, capito? Però a 100 può arrivarci anche a pane e Nutella, stando seduto sul divano. Quindi io sono molto più per le masse pulite, specialmente per quanto riguarda le categorie magari più estetiche, o comunque magari anche le femminili, anche lì dipende sempre dalla categoria. Cioè sempre comunque non, come ci sono alcune teorie, infatti come ne parliamo anche noi in privato, del 2-3 kg sopra il peso gara, perché secondo me lì no. Si sbaglia, bisogna raggiungere comunque un set point che dopo anche lì è soggettivo, ognuno c'ha il suo, però comunque senza sbaccare troppo. Cioè un bodybuilder, magari un super massimo che deve raggiungere determinate masse muscolari o più pesa, logicamente più può essere competitivo, allora è un conto. In off season uno cerca di mettere su il più possibile, però anche lì quanto è giusto, cioè quanto è giusto spingersi oltre quello che è il nostro set point, perché set point non vuol dire ingrassare, set point vuol dire stare comunque in un punto in cui si sta bene, si è naturalmente tra virgolette sani, nel senso che comunque si sta, non si ha una BF troppo bassa ma neanche una BF troppo alta, con una ritenzione idrica talmente alta che fa alzare pressione sanguigna e con tutti appunto i problemi. Quindi la vedo così, secondo me è più una questione di una massa pulita più che una massa super sporca. E poi quello che sulla gente non si concentra è sul fatto di non tanto, noi non siamo quello che mangiamo, noi siamo quello che assorbiamo, che questo sfugge a troppi. Cioè se tu hai la capacità sistemica, quindi il tuo organismo ha la capacità di assorbire 4500 calorie, ipotetico, perché tu devi dargliene 6000? Esatto. Cioè quelle 1500 o le butti giù dal cesso, le caghi, detto così, o comunque oltre a quello, però un surplus calorico eccessivo, protratto per troppo tempo, secondo me è proprio anche dannoso dal punto di vista anche ormonale, della salute, cioè si sballano anche tanti altri valori ematici, perché? Perché se hai un surplus che il tuo corpo può sopportare è un conto, ma un surplus che il tuo corpo non può sopportare, secondo me, è solo più deleterio. Quindi, secondo me, tanti dovrebbero prendere in considerazione proprio il fatto di quanto il mio corpo può assorbire questo? Ok, sto lì intorno con le calorie, non vado ad eccedere, perché più non è meglio, il giusto è meglio. Questa è la mia teoria. Prima di continuare, Marco, mi provi a mettere lo schermo in orizzontale? Senza il blocco schermo. Ok. Ah, ok. Beh, aspetta allora che... No, ci funzionava, andava. Ok, perché così... Meglio? Sì, mettilo un po' più, in modo che la faccia ti è un po' più in basso.
Quindi un po' più esatto, perché sennò ti taglio tipo a metà nel montaggio. Yeah. Sì, io non ho tanti capelli da nascondere. Allora, guarda, super. Giuseppe, dimmi un attimo la tua. E poi... Allora, io vi dico, partendo dal presupposto che l'alimentazione è un argomento molto spinoso e complesso sul quale la gente spesso tende a giocare, ma è una cosa tremendamente seria, anche perché paradossalmente si rischia di fare dei danni molto grossi. Io parto sempre comunque, come ha detto Marco, dall'analisi del soggetto. Anzi, se vogliamo essere anche precisi, sai, spesso si parla di analisi del sangue, dosaggi ormonali, quindi un check-up in ospedale solo per atleti supportati farmacologicamente. Io di solito parlo, venendo in questo caso da coach, chiedo comunque analisi del sangue, alcuni valori, anche semplicemente per capire che tipo di consiglio alimentare. Poi, lavorando con la Benedetta, ovviamente se ne occuparei della parte nutrizionale, però appunto in primis bisogna comunque capire chi sia davanti. E sì, poi quello adesso sono... perché lo davo per scontato che teoricamente certo, gli esami tematici dovrebbero essere fatti sistematicamente. Quello infatti, anche perché lì ci permettono di capire un attimino come comportarci dal punto di vista appunto del consiglio alimentare. E poi dipende anche l'obiettivo, quindi agonistico o non agonistico. Partiamo dal presupposto che qui parliamo di agonismo, quindi bodybuilding agonistico. Bisogna capire se si tratta di un principiante che va per la prima volta sul palco o di uno che ha già gareggiato, quindi ha già un metro di giudizio in base appunto alla sua precedente uscita. Io ti dico, come la vedo esattamente come Marco, quindi non la cosiddetta off-season sporca, l'ho provato sulla mia pelle, sono andato molto su di peso, ma questo l'abbiamo provato per donne, uomini, bikini, figure, bodybuilding, men physique. La variabile chiave, come al solito poi parleremo, è comunque l'allenamento. Questo va tra virgolette messo tra virgolette, ecco, perché comunque io ho visto risultati incredibili semplicemente modificando l'allenamento, il modo di allenarsi e tenendo la stessa dieta, ok? Quindi voi tenete la variabile la fissa l'alimentazione in bulk in off season, cioè salite magari leggermente, poi state fissi per un bel periodo di tempo oppure tendete a modificare e fluttuare molto? Guarda, a me, Ludo, personalmente, a me, il mio coach, ma anche ho visto su molti atleti, vale spesso il discorso dell'allenamento, cioè il corpo deve avere diverse settimane per recepire un attimino un piano alimentare, ok? Dopo un tot, ovviamente, in base all'evolvere della situazione si cambia, però io per esempio non sono uno che la vede come un crisalito in questo caso, che ogni giorno modifica il piano alimentare, perché per me non ha senso. Quindi il corpo, così come allenamento, anche nella dieta, ha bisogno un attimino di tararsi, di capire cosa sta succedendo e di reagire. Ovvio che se poi le condizioni cambiano si mette mano al piano alimentare, magari come crisalito può andare bene nei giorni pre-contest. Che certo, uno allora gestisce. Io, per esempio, mi sono trovato bene con i ragazzi che seguo nel pre-contest, vederli logicamente di giorno in giorno, anche più volte al giorno, e magari dire: no, guarda, che sei ancora un pochino troppo vuoto, possiamo usare ancora un pochino. Ok, possiamo sì, magari al posto di mandare 150 grammi di fonte edibile di carbo a pasto, possiamo salire a 180, 200, comunque gestire l'acqua. Cioè, allora lì è una questione che è veramente questione di cambiare anche solo quel film d'acqua leggero sottocute, oppure quella pienezza muscolare che ti cambia il risultato sul palco. In off season, secondo me, cambiare, come dicevi anche tu, Giuse, di giorno in giorno l'alimentazione è un lavoro che non... cioè, devi lasciare il tempo di adattarsi comunque un attimino al corpo, specialmente in off season. Esatto. Io poi ti dico, da quel punto di vista dell'alimentazione, sono uno che la vede molto basic. Basic in che senso? Nel senso che più le cose sono semplici, meglio è, fondamentalmente. In primis per dar modo a tutti comunque di adattarsi e seguire una dieta, che non è scontato che la gente lo faccia. Infatti oggigiorno la dieta è la cosa su cui si va a fare più marketing rispetto all'allenamento, perché si è capito che è quello il punto debole. E io sono per le cose molto semplici e soprattutto per le piccole variazioni, molto semplicemente. Quindi non sforare mai un tot rispetto al peso gara, fondamentalmente, che come ha detto Marco non parliamo di 2 o 3 kg al di sopra del peso gara, perché sarebbe difficile da gestire, ma comunque neanche legarsi troppo ai numeri, alla bilancia, perché alla fine lo specchio è molto più un indicatore corretto. Per esempio io adesso, esempio stupido, sono al mio massimo peso off season, 74 kg, però non sono mai stato così pulito, cioè sono molto più pulito adesso a 74 kg piuttosto che l'anno scorso a 71. Quindi anche lì capisci che è sempre un gestire diverse variabili, appunto allenamento, cardio, integrazione, dieta. Quindi però
la dieta di sicuro da quel punto di vista, off season pulita anch'io assolutamente, poi sai, a maggior ragione per atleti natural, dove comunque là non è che vai a fare il salto di categoria, ma questo anche per atleti supportati farmacologicamente. Poi ripeto, dipende sempre dalla categoria, diciamo che è molto più delicata la fase di cut, è lì che la dieta secondo me ha un aspetto più predominante, perché lì, se parliamo appunto di categorie estetiche, quindi dove la dieta va gestita in un certo modo per non esasperare troppo, o categorie di HP dove rientrare nel peso, ecco lì capisci che è la dieta, più ci si avvicina alla gara e più la dieta va un attimino gestita in modo corretto. In off season secondo me basic, valutando a lunghi periodi, lasciando comunque che sia la dieta che l'allenamento abbiano il tempo di attaccare, come si suol dire. In base a cosa modulate questo... l'alimentazione in off season? In base a cosa la modulate? Ai feedback, fondamentalmente. In base comunque ai feedback che si hanno sulla performance in palestra, perché comunque se non si ha performance in palestra, automaticamente vuol dire che stai facendo un off season che non può essere produttiva. Quindi, ok, va bene restare sì puliti, fare un lean bulk, da dire ok, mi vedo bene, ho comunque ancora un accenno di addominali. Comunque ricordiamoci che siamo comunque sempre dei bodybuilder, non dei lottatori di sumo, quindi va bene la BF, però BF siberiana anche no. Se poi quella, per carità, per alcuni soggetti può servire veramente per aumentare di peso, visto ancora persone che in off season veramente erano inguardabili, dopodiché quando andavano a tirarsi avevano talmente tanti muscoli in più dell'anno prima che tu prova a dirgli hai sbagliato l'approccio, il big bulk non funziona. Su di lui ha funzionato, su quelle persone ha funzionato, quindi per quello che dico che è sempre soggettiva come cosa. Però di base su di me vedo che appunto in base alla performance, logicamente in base anche allo specchio, non tanto alla bilancia, perché la bilancia, come ho detto, è un numero, cioè quella volta che logicamente, detto volgarmente, caghi quella volta di più, caghi quella volta di meno, vai di più in bagno, vai meno in bagno, hai mangiato più fibre, meno fibre, tante cose che magari hai quel mezzo chilo, chilo in più, che il giorno dopo magari sparisce. Perché? Perché magari durante l'arco della giornata appunto ti sei scaricato di più o meno. Però in base alla performance, prima di tutto, perché se devo andare in palestra e devo crescere, devo spingere e non devo avere comunque cali di performance durante l'arco dell'allenamento o comunque non essere prestante al 100%. Anche lo specchio, perché appunto devo vedere i volumi, come stanno crescendo, se stanno crescendo, le proporzioni, devo vedere appunto di non sforare troppo con quello che può essere una ritenzione idrica, perché comunque alla fine la ritenzione idrica, come ho detto anche prima, non è salutare per nulla per quanto riguarda appunto pressione arteriosa eccetera, che quello tanti non è, cioè si vantano quasi, no che bel faccione da massa che ho, sì, se però se il faccione da massa è i due caviglie che sono quasi quanti polpacci, forse non è proprio una questione di salute e stai facendo la cosa giusta, ma forse il tuo organismo non sta funzionando proprio al massimo. Quindi ecco, in base alla performance, in base allo specchio. E allora quello si può aumentare o diminuire. Cioè anche per esempio le masse protratte per troppo tempo io non le vedo super proficue, nel senso, se comunque uno è un neofita che deve costruire nel lungo termine, quindi ok, ci sta, però non so, ipotetico, raggiungere 4500 calorie, poi salire a 5000, poi salire a 6000, cioè, e restare sempre lì senza magari fare un drop calorico ogni tanto, anche solo per aumentare la sensibilità insulinica, per ripulire un pochino il sistema e tutto, non vedo sto senso. Invece tanti, per esempio, bulk spintissimi per mesi, anni, anche perché quello che io domando a tanti preparatori, ok, tu stai facendo fare dei bulk spinti ai tuoi atleti, o magari su te stesso, stai facendo un bulk spinto di un anno e mezzo, due anni, come fai a sapere realmente sotto cosa hai cambiato dall'ultima volta che ti sei visto tirato? Almeno ogni tanto una pulizia, esatto, tanto per vedere cosa realmente c'è sotto serve, ma oltre a quello gli effetti rebound, tra virgolette, che si hanno poi dopo le fasi di appunto deficit calorico, sono quelli più proficui, ma perché? Perché il corpo è più recettivo, è più pulito e automaticamente assimilerà meglio quello che sono le calorie che tu gli inserisci. E dopo qua si va oltre, però questo è il mio punto di vista, quindi performance, specchio e sensazione. Sì, lo dico perché poi... io un attimo, la cosa che dico è questa: io vedo che si parla molto del lean bulk, quindi il concetto di fare queste masse pulite, ma anche là
come sempre, la massa pulita è per l'appunto un dire: in massa non devo rovinarmi la salute, quindi non devo superare una certa soglia di BF, che è quella salutare, quindi non è che non devo superare il 10%, non devo superare un 15%, per alcuni soggetti anche un po' di più. Ci sono soggetti che crescono anche al 20% perché hanno una BF, un set point elevato, perché sono sempre stati grassi e tutto. Non devo compromettermi la salute e non devo spingere le calorie a cioè non devono essere le calorie il motore della crescita, è l'allenamento, ok? Bello. Però quando si è introdotto quindi il concetto del lean bulk, io vedo che la gente ormai è fissata nel cercare di fare le masse stando più tirati possibili, cioè è un orgoglio fare la massa stando quanto più tirato possibile. E ci sono alcune persone che ci vanno a nozze, perché se c'hai il set point basso, tu che stai al 13%, magari con una bella distribuzione di grasso, quindi sei anche bello squartato con l'addome in vista e tutto, cresci tanto, ok? Ma se io, se fossi, mi facessi un bulk con, non dico addome in vista perché l'addome si intravede, però comunque al 10%, al 12%, non crescerei niente perché sarei sotto il mio set point. Sì. Esatto. È quello. Esatto. Ma secondo me, vedi, c'è anche quell'ossessione, tra virgolette, delle volte a doversi vedere un minimo bene anche in off season, e lì è un processo secondo me molto mentale, perché come hai detto tu, adesso parlo ovviamente soprattutto nel mondo natural, in questo caso sto vedendo questo, cioè vedo delle off season di gente che l'unica differenza tra off season e pre-contest è la pelle sottile, che in pre-contest sono squarciati, in off season non si vede la pelle sottile, ma sono comunque tirati, molto tirati. Io ma perché? Cioè, nel senso, anche lì c'è un processo mentale di fondo, cioè lì sta anche al coach, secondo me, come ruolo educativo, dire: bello, guarda che in off season, cioè, l'obiettivo non è l'estetica, cioè io la vedo così, sarò molto basic come approccio, ma comunque d'inverno, quando si spinge, io a nozza col felpone, non è che devo star lì a tirarmi sull'addome, cioè è ovvio che se uno vuole, ha quell'esigenza mentale di stare comunque anche in off season a farsi vedere, e lì forse il bodybuilding agonistico non fa per quella persona lì fondamentalmente, oppure bisogna essere indirizzato. Ma come hai detto tu prima, che comunque l'allenamento, il motore un attimo di tutto, quando si parla di aumento calorico, che era la domanda adesso che ci hai fatto, alla fine, sai, secondo me non si tratta tanto di aumentare le calorie, si tratta di gestire le calorie. Bravo. Cioè, nel senso, come dicevo prima, io mi sono capitati dei periodi in cui, anzi, sono 6 mesi che io sto crescendo regolarmente ogni 3 settimane un tot a parità di calorie, ma cambiando la gestione dei pasti e i macro che vado a usare in determinati pasti. Esempio stupido, faccio un esempio proprio per così a casa, almeno poi non han dubbi. Giuseppe, ma i tuoi esempi sono sempre stupidi. Ovviamente, esempio stupidissimo, io per esempio nelle mie off season, a me basta che nel pasto, io di solito ho i carboidrati comunque concentrati in 3 pasti principali, che sono la colazione, il pasto pre-workout e il pasto post-workout. E questa è una cosa che ha sempre detto anche Chris Asito nei suoi vari libri, che appunto la colazione e il pasto post-workout secondo lui sono i pasti più importanti in cui caricare, tra virgolette, tutti e 3 i macro. Il mio coach di solito sa che in off season, per farmi crescere, se tu mi metti carboidrati nel pre-workout io cresco. Quando io vado a tirarmi non ci vuole tanto, basta che tu mi scarichi il pasto pre-workout, ma le calorie sono quelle, cambi solo la ripartizione. Io ho visto in questi ultimi 6 mesi il peso che saliva a parità di calorie, ti giuro, semplicemente giocando un attimino e invertendo le variabili, ma le calorie non sono mai mosse. Cambiando però l'allenamento, quindi è proprio la distribuzione degli alimenti. Ecco perché là vi parlo di scienza della nutrizione, che uno bravo a gestire un piano alimentare non è uno che gioca sui numeri come si usa adesso, della serie aumenta di 1200, no, è uno che sa gestire esattamente i macro, cioè non è una questione numerica, è una questione di qualità e sapiente gestione dei macro durante tutta la giornata in funzione dell'allenamento. Altra cosa importante, perché per esempio i miei macro, io ho visto, ruotano sempre intorno all'allenamento, cioè se mi vuoi tirare nel pasto per workout mi metti scarico, se mi vuoi tirar su mi dai un attimino un peri-workout un po' più carico, però vedi, è tutto il motore allenamento, è come un fuocherello e tu ci butti benzina intorno, cioè ecco perché io di solito ai miei ragazzi
con la Benedetta con cui collaboro, cioè lavoriamo molto dietro allenamento, ma prima domanda, in che parte della giornata ti alleni? È tutto ruota lì. Gestendo quella cosa lì, quindi la qualità e la gestione della dieta, non la quantità, perché abbiamo detto, come parlavamo spesso in privato, se la dieta fosse o la gestione del piano alimentare dipendesse solo dalla quantità, boh, ragazzi, allora fai 300 di carbo, 120 di proteine, 60 di grassi, arrangiati. Peccato che quella persona lì non ha studiato, esatto, la biochimica o altro, cioè ci vuole già comunque un approccio del genere, uno può utilizzarlo con un atleta, logicamente, certo, con tot di esperienza, che però comunque anche lui degli studi o comunque un'esperienza tale alle spalle, che può gestirsi sui macronutrienti durante l'arco della giornata. Okay. Esatto. Se lo fai su un neofita o comunque su una persona che magari si allena anche da 30 anni ma non ha mai aperto un libro e quindi si gestisce male, a questo punto un coach a cosa serve? Nulla. Esatto, quindi alla fine sei cosa? Cioè, qua si parla veramente di sapiente gestione delle micro variabili, cioè proprio di questi dettagli che nella dieta possono fare la differenza rispetto alla semplice gestione dei numeri, delle quantità. Quindi è vero che... Proprio per questo vi chiedo una cosa, parlando dei singoli macros, senza andare a sparare cifre precise, eccetera, mm-hmm, partendo dalle proteine, due approcci mm-hmm totalmente diversi, poi soprattutto nel campo enhanced più che il natural. Proteine alte, parlo anche di 4 grammi per chilo, cioè proteine che stanno sui 350-400 grammi al giorno, o proteine basse, o medie, come la vedete? Marco. Fai tu giusto che io... Sì, allora, ti dico, dipende innanzitutto da chi hai davanti. Come ha detto Marco prima, comunque, nel mio caso, io ho sempre viaggiato proteine medie, ok? Parlo di 2.6-2.5 per chilo di peso, ok? Alte no. Alte, per esempio, io ingrasso come una foca. Ho capitato invece con dei ragazzi di andare a meno 3.3 perché di peso, perché loro perdevano massa. Cioè, va sempre contestualizzato e comunque va visto come si reagisce. La cosa che posso dire è che per quanto mi riguarda la proteina è il primo macro che io vado a introdurre in un piano alimentare. Cioè, la proteina è il macro che non manca mai in tutti i 5/6/7 pasti. Poi, i carboidrati e i grassi ci gioco molto, ma la proteina non può mancare da ognuno dei pasti. Infatti, quando sento cosa fai allo spuntino, 4 mandorle, c'è qualcosa che non va di grosso. Quindi, vabbè, 4 mandorle è un classico, cioè, mandorle e basta. La proteina, per quanto mi riguarda, si parte da lì. E poi gli altri due macro non è che sono meno importanti la proteina, anche se adesso i carboidrati vengono spinti come il santo graal del bodybuilding. Per me la proteina, se tu togli quella, il resto, ragazzi, non gira. Cioè, quindi io personalmente, su di me, io sono uno che mangio come una bikini natural, quindi io viaggio con molto poco in tutto, quindi mi riallaccio a quello che diceva Marco prima, bisogna capire tu quanto assimili e come utilizzi il cibo che prendi. Infatti io è sempre stupido, io faccio delle off-season a 140 grammi netti di carboidrati, adesso sono 180, infatti a momenti sono emozionato. A pasto, però. Sì, beato. Però per dirti, però facci caso, Ludo, io adesso sto viaggiando a 180 di carbonetti non, 140 in off, 30 di grassi, queste sono le mie quantità, e 2.3 di proteine per chilo di peso. Io sto prendendo mezzo chilo ogni 10 giorni, solo cambiando allenamento. Stiamo parlando di una quantità che le bikini si mettono a ridere, per quando le voglia bene, però per dirti, e io sto continuando a salire, pulito, cioè, e quindi dov'è la storia? Cioè, come faccio a salire? Boh, cioè, molto semplicemente, probabilmente io vado così, esempio stupido, io sono talmente pippa, il mio metabolismo, che se io aumento 20 grammi di proteine nette in grasso, cioè, per dirti, infatti è una cosa incredibile, cioè, ecco perché, vedi, sì, l'allenamento innesca delle reazioni nel fisico, però, ragazzi, il cibo, che la qualità del cibo, la sapiente gestione del cibo, ti va a innescare delle cose, veramente non è solo quantità, sarebbe troppo facile, certo, perché nessuno, cioè non è che siamo tutti medici nutrizionisti, non è facile gestirla. Poi ci vuole anche, come si dice, anche semplicemente dell'intuito, perché lì, ragazzi, un'empatia con l'atleta è fondamentale, anche quando si gestisce la dieta. Però, di sicuro l'atleta la deve fare, ecco, quello è il problema di oggi, che l'atleta la dieta non la fa. Quindi già per un coach trovare uno che è un atleta che segue la dieta e che gli dà dei feedback molto molto precisi, ti cambia.
Io sono uno, ad esempio, stupido. Se io mangio dei carboidrati, dei zuccheri semplici nel pasto pre-workout, io mi addormento, io mi alleno di merda. Infatti, Gabriele Trapani, il mio coach, lo dice sempre, io a te ti tolgo i carboidrati nel pasto pre-workout e tu ti alleni come un drago. Ma questa è una strategia che usano spesso i fighter prima degli incontri o anche prima degli allenamenti di pugilato questo, o MMA. Questo anche io, ad esempio. Io sono molto aggressivo. Discorso di digestione. No, volevo sapere Marco invece per le pro. Alte, medie, basse. Io proteine nell'arco degli anni in cui mi sono allenato, penso di aver provato tutti gli approcci possibili immaginati. Questo è interessante. Sono anche andato a toccare 6 grammi per chilo corporeo, sono sincero. Ma è vero. Ma perché fondamentalmente se tu guardi anche alcuni approcci, come per esempio diceva anche Gariboldi in una sua intervista, appunto in una diretta, che alcuni approcci anche del buon vecchio Chad Nichols, che non è uno che ha preparato degli atleti di merda per la gara del condominio, lui aveva degli approcci proteici altissimi, e uno dice sì vabbè, grazie al cazzo, questi erano comunque enhanced, erano doped, comunque avevano un'assimilazione, una sintesi proteica altissima, ok, però i 30-35 grammi di proteine per pasto, e se altrimenti se ne mangi di più non assimili, lì non valeva per nulla, cioè lì si parlava addirittura di 90 grammi di proteine per pasto, quindi un po' uno un po' l'altro. Poi avendo sentito anche alcune interviste che fecero ai tempi a Patrick Tour, che lui appunto era arrivato per detta sua con alcuni suoi atleti anche a 5-6 grammi di proteine per chilo corporeo, allora provai anche quella. Feedback, sinceramente, io con proteine alte io viaggio bene. Viaggio molto bene dal punto di vista degli esami del sangue, non ho né urea né creatinina né acido urico alti, nonostante comunque le proteine siano molto molto alte. Da un punto di vista, per esempio, anche di intestino, non soffro di aria, flatulenza, piuttosto che gonfiore, ritenzione idrica o altro, o infiammazione eccessiva, e quindi su di me le proteine viaggiando alto mi trovo molto bene. Più logicamente in pre-contest che in off-season, nel senso in off-season comunque essendoci anche logicamente un supporto da parte dei carboidrati, dei grassi più alto di quello che può essere magari in pre-contest, specialmente dei grassi, perché io anche in pre-contest ho la fortuna di essere sempre stato comunque a delle quantità molto alte, come sapete anche voi. Cioè per me i 680-720 grammi di carboidrati netti al giorno in pre-contest, logicamente fatto in una fase post calo, cioè nel senso vengo da una fase di bulk prima, caliamo, ok, raggiungiamo una PF più o meno, da lì allora si gioca con un rebound e quindi una gestione dei macronutrienti dopo per arrivare comunque più pieni, più performanti eccetera. Però ecco, le proteine per esempio in off season, anche se le tengo leggermente più basse, che poi leggermente più basse nel mio caso sono sempre dei 3-3 grammi e mezzo per chilo corporeo, okay. Cioè, e invece per esempio in pre-contest, nell'ultima gara per esempio, quando nell'ultimo periodo di gare, quindi calcolando le ultime 3 gare che ho fatto, tra cui appunto quella che mi ha portato la Pro Card, avevo 6 pasti al giorno da 300 grammi di pollo al giorno, cioè scusami, a pasto, quindi sono 1,8 kg di pollo, e direi è impossibile, sì, erano comunque sui più o meno 69-70 grammi di proteine a pasto. Io con la proteine alte, cosa? Te lo frullavi infatti ogni tanto. Infatti, lo frullavo, esatto, sì, perché minchia, sennò cacciare giù 300 grammi di pollo tutte le volte era impossibile. Però quando per esempio da 200 passai a 250, passai a 300 grammi di proteine, cioè da fonte edibile, quindi di pollo, a pasto, io vedevo comunque il muscolo più pieno, più rotondo, più duro, e quindi ho visto che su di me, per esempio, proteine alte funzionano, specialmente appunto in pre-contest. Guarda, questa è una cosa che dicono tutti. Nel senso che è assurdo, perché se tu vai a vedere qualsiasi, diciamo, precetto, qualsiasi ragione teorica, scientifica sul fatto delle pro, in realtà teoricamente noi a veramente, non scherzo, un grammo per chilo di peso corporeo saremmo a posto, un grammo e mezzo per esagerare, avremmo tutto quello che ci serve. Però io continuo a vedere le persone che addirittura da 2 grammi e mezzo, quando parlano di 3 grammi e mezzo, 4 grammi, si vedono meglio, più forti, più reattivi, il muscolo più denso, lo dicono tutti, cioè veramente, veramente sì. Tutti. E io sono stato, io da un punto di vista gastrointestinale vado una bomba, soprattutto se ho tanta carne rossa, quella buona, grass fed, eccetera, sì, quella buona. Posso mangiarne veramente 300 grammi a pasto, ma proprio tranquillo. Il pollo mi dà un po' di noia, se mangio tanto,
il reflusso. Altamente energizzante un po'. Anche quello buono comunque tende a darmi un po' di reflusso. E, però devo dire che sono stato a 3 grammi, sono arrivato. Non ti so dire tante differenze, sinceramente. Adesso sto provando invece a stare più basso e sui 2 grammi e c'ho gli Aminos un po' sparpagliati nella giornata. Gli Aminodex. Esatto. E protesi. Ma infatti... Ma infatti che Ludo, facci caso, allora guarda, ti dico, come dicevo prima, adesso è la fobia di tenere l'introito calorico sott'occhio. Io, guarda, se tu mi chiedi giù quante calorie stai mangiando adesso, io non lo so. Ma sai perché? Perché non me ne frega niente. Cioè, nel senso volgare, spesso cosa si fa? Quando si va in pre-contest, cosa si fa? Si va un attimino a scalare un po' i carbo e si crede che per forza di cose devi aumentare le proteine, perché sennò va in catabolismo, questa è una vecchia credenza. Io, guarda, la feci questa cosa qua, ma ti parlo di 6 o 7 anni fa, e feci il contrario, iniziavo a ingrassare. Invece, negli ultimi 3 anni che mi sono provato con Gabriele, vedevo che quando andavo a ciclizzare i carbo, anche il carb cycle o altro, semplicemente a calare i carbo, le proteine me le teneva sempre fisse. Sai, io perché probabilmente... l'ultima preparazione ho iniziato ad avere un bellissimo effetto di più che di pienezza muscolare, in realtà di tiraggio, quando ho abbassato le pro e ho alzato i carbo, ma le calorie pure sono alzate. Cioè, ho sostituito, mi sembra, da 200 di pro sono sceso addirittura a 150 e ho messo un centinaio di grammi di carbo in più. Quindi ho raddoppiato la dose di carbo. E io, guarda, cioè, una... ho raddoppiato rispetto alle pro. E là ho iniziato a tirarmi, asciugarmi tantissimo, solo con questo cambiamento. Beh, guarda, io di solito su di me ho visto che funziona molto bene, ma anche sui ragazzi, se devo andare ad aumentare il discorso delle proteine, piuttosto le proteine solide le tengo fisse. Lavoro molto sugli amino, fermentati o altro. Per esempio, questo soprattutto funziona veramente da Dio, cioè ti dà una differenza mostruosa, quindi proprio integrare gli aminoacidi non solo a ridosso allenamento, ma proprio nei pasti o durante i pasti. Io infatti, per esempio, fino al mese scorso, adesso ho cambiato fonte di aminoacidi, avevo appunto una busina di Aminodex mattino, sveglio, una pre-nanna, cioè quindi l'estremità della giornata era coperta, per non parlare nel during per il workout. Però gli aminoacidi, ovviamente di altissima qualità, questo c'è da dirlo, e non va presa comunque, passatemi il termine, della merda, però investire delle volte su degli aminoacidi molto buoni, quello ti può fare la differenza. Forse ma più... l'integrazione, perché è tutta l'integrazione. Perché io parlando con un ragazzo pochi giorni fa, mi disse no, perché il coach che mi seguiva prima mi diceva no, ma prendi pure questa marca, tanto tu comunque non hai ambizioni di gareggiare. Non c'entra, infatti. Io mia madre, esatto. Non è che se dico ma mangia il riso se devi gareggiare, poi ti dico no, non devi gareggiare, allora mangiati le Kinder, sì. Che tanto tu non devi gareggiare. Cioè la qualità sta al primo posto, quindi aminoacidi ma anche tutti gli altri integratori, deve esserci la qualità alla base. Quello che sì. Purtroppo tanti invece dicono no, guarda, ho preso quelle proteine lì perché costavano 35 euro 2 kg. Ma perché costavano 35 euro 2 kg? Non trovo il risultato. Cioè, come dire, se non devi fare ricette da gracco, prendi il cibo di merda. Se non devi fare l'attore porno, devi scoprirti soltanto le buste. Esatto. C'è il gatto che è impazzito quando sei attore porno. Si è sentito preso in pausa. Ma eppure non sono zofilo. Comunque invece siete per entrambi carbo grassi, più carbo più grassi. Allora mia... io lavoro bene, cioè il mio corpo lavora bene con i grassi piuttosto bassi, ma proprio sì, dal punto di vista di performance e anche dal punto di vista estetico, e carbo alti. Anche per esempio quello che appunto facevo riferimento prima in base alle proteine, che le proteine per esempio posso viaggiare comunque molto più alto magari in pre-contest e un medio alto comunque anche in off-season, ma basso preferisco sempre no, proprio per come vedo reagire il mio corpo. Per quanto riguarda invece i carboidrati, sì, alti, molto alti in off-season e in pre-contest comunque dopo aver fatto magari una fase di discesa in cui ho raggiunto appunto una BF desiderata, li ho sempre tutti abbastanza alti, ma i grassi invece io sono arrivato comunque in settimane pre-gara a fare 0 grammi di grassi, zero, cioè no grassi nobili, poi magari sì, ti becchi, che cazzo ne so, mangiando tanto pollo, mangiando, ti tiri alla fine della giornata su 1,5 kg di carne, ipotetico, quei 30 grammi di grassi che derivano dalla carne, che fondamentalmente
quei grassi, cioè, come per esempio diceva anche, dicevamo io e Giuse, Chris Assito, lui non dà grassi, tra virgolette, nobili, ma perché secondo lui quelli già provenienti dalla carne che mangi, quindi la carne rossa, la carne bianca, eccetera, vanno già comunque a sostenere quello che potrebbe essere il tuo fabbisogno. Quindi io di grassi veramente, specialmente nell'ultima una o due settimane dalla gara, anche proprio abbassarli da 0 a 10 grammi, appunto nobili, è proprio lì che vedo la pelle che si sfina e diventa più una condizione più simile, tra virgolette, passatemi in termini, alla plastica, cioè più attaccata, col muscolo proprio più attaccato. Anche già solo a 20 grammi io già vedo la differenza. Stessa cosa in off season, se io, detto volgarmente, mangio tanti grassi, passo tutta la giornata sul cesso, perché i grassi su di me fanno un movimento intestinale assurdo. Quindi io posso viaggiare dai 60 agli 80 grammi di grassi, sia da fonti nobili che non, di media, posso ancora andare bene. Se supero già quella quota, comincio a avere dei disturbi proprio dal punto di vista intestinale. Quindi più proteine, più carbo, grassi invece sempre medio-bassi o addirittura nulli in alcuni momenti della preparazione pre-contest. Sì, che alla fine, per quanto riguarda allora i grassi, la vedo come lui, quindi fondamentalmente è lo stretto indispensabile per le funzioni vitali, quindi poi anche lì ovviamente tra omega 3 e tutto, alta qualità, più gli oli che rispetto alla frutta secca, meno quello che ho visto su di me, off season più frutta secca, ci può stare una crema di mandorle, delle mandorle, e poi andiamo proprio sul pregiato appunto in pre-contest, olio di cocco, delle volte MPT, olio di borragine addirittura, che Chris Asito ama, oppure sì, appunto olio di cocco. Olio Evo? Sì, olio di oliva, extravergine d'oliva, assolutamente. Quindi più oli verso il pre-contest, introduzione appunto di tuorlo, dell'uovo e frutta secca in off-season. Questa è una cosa molto facile che però anche con i ragazzi mi ci trovo benissimo. Una cosa molto importante, quindi io vado sinceramente dai 30, come sono adesso, non ho mai superato in vita mia i 50 grammi. E addirittura per le donne poi ancora più evidente questa cosa, almeno per quanto mi riguarda le ragazze, quando proprio le vuoi pulire, proprio a livello di qualità della pelle, ma anche bellezza, un minimo li devi tenere, perché appunto la lucentezza della pelle è molto particolare, il tono, però molto meglio grassi bassi, proprio per la questione, diciamo, Marco, della pelle. È proprio uno sweet point. Se scendi troppo, perdono tanto, se sali troppo, perdono anche là. Sì, loro devi lavorare proprio 5 grammi alla volta, c'è una cosa incredibile. Questo è vero. Proteine, pre-contest, io l'ultima settimana, le ultime settimane gli tolgo proprio, solo essenziali. Mi hai detto sì, questo sì, qui, sì. Vero. Ma proprio la donna, secondo me, micro porzioni, non deve far la fame, anche per i carboidrati, però io ho visto che proprio le micro porzioni, anche per pasto, funziona molto meglio, cioè proprio come un uccellino, un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Poi ti dico, per quanto riguarda i carbo, come ho detto, sono sempre abbastanza basso, tra virgolette, e proteine medie, ecco, ma mai oltre i 3.3, viaggio tra i 2.5 e 3.3, però tutto lì viaggio intorno all'allenamento, quindi proteine 2.5-3.3 più eventuale supporto aminoacidico, molto importante, grassi quindi 30-50 grammi più omega 3, ok? E per quanto riguarda i carboidrati 140-180 viaggio lì. Tra l'altro un aneddoto di pochi giorni fa, messaggio vocale di Giuse: Marco, figli, sono contentissimo, Gabri mi ha aumentato i carboidrati, Marco, sono a 180 al giorno. Io lì dicevo, cazzo, essere felice per avere 180 grammi netti di carbo al giorno, ragazzi, ce ne vuole, Ma infatti lui il bastardo lì se ne mangia 200 pasto, capito? Lui era lì che rideva. Adesso no, dai, sono un pochino più basso adesso, sono è interessante perché allora io questo off season la sto facendo diversa rispetto agli anni scorsi. Gli anni scorsi io ero molto per le pro medio alte e carbo sparati al massimo e grassi bassi, ma grassi bassi tipo 50 grammi su un 95 kg e non andavo oltre, perché appena provavo ad alzare ingrassavo proprio di botto. Quest'anno dall'inizio ho tenuto le pro più basse, però ho compensato, invece che sui carbo che stanno più o meno sempre là, ho compensato sui grassi e sono arrivato a toccare i 100 grammi. La cosa che ho visto, allora devo giudicare in base alla condizione gara, perché non posso dire
feedback per ora sono che sto un filo più asciutto rispetto all'anno scorso, ma quello è normale. E performance? Performance molto bene. Performance, quindi, i carichi sono proprio il top di sempre. Non ti so dire se l'avrei raggiunto comunque con altri macros. È sempre quello il dubbio, capito? Non so certo, darti una differenza tangibile, sinceramente. Però il problema mio è che quando sto a carbo alti alti, raggiungo calorie altissime. Qua a 5500 con i grassi alti mi sono dovuto fermare perché avevo fame, ma non avevo più appetito. Cioè, proprio psicologicamente, l'idea di mangiare non ce la facevo, non c'era niente che mi andava. Quindi siamo scesi a 4000 e i grassi li abbiamo ridotti, stanno a un 70-80. Sì. No, perché infatti quello che mi interessava era appunto sapere se la performance fosse aumentata, però certo, anche tu mi dici magari ci sono talmente tantissime variabili, anche per esempio, esatto, però magari sai uno anche solo la sensazione, dice no, cioè magari nel breve periodo uno poteva fare un esempio del genere, tipo il mese scorso stavo a, ipotetici, 300, non so, 200 grammi di, sì, no 200, diciamo 100 grammi di grassi al giorno e ipotetiche 300 grammi di proteine, invece adesso le proteine da 300 le ho abbassate a 150, i grassi le ho portate a 150 e ho visto che la performance è cambiata, perché comunque da mese in mese uno può vederlo, da anno in anno è più difficile in effetti. Dico, sì, ma anche nel corso, sai che c'è che un po' col lockdown, il fatto che per un periodo mi sono allenato alle 4:30 del mattino, cioè tante cose per cui alla fine non so dirti, non vedo grandi stravolgimenti, ma anche a livello nutrizionale in questo i grassi, in nutrizione servono pochi grassi per espletare le loro funzioni, non servono tanti grassi, quindi l'unico motivo per tenerli un filo più alti è per mangiare, nel senso che comunque mangiare un chilo di carbo a secco, cioè veramente che cazzo ti inventi, cioè io l'unica cosa che riesco a mangiare secco sono i cereali, il riso, la pasta magari se ci faccio il sugo che lasci stare là 3 ore, 4 ore senza olio, ok, però il riso a secco è, cazzo, una tortura, veramente. Sì, oppure magari le aumenti per raggiungere una quota calorica appunto più alta, sì, che non riusciresti a raggiungere appunto con solo proteine e carboidrati. Ti danno il vantaggio che mettendo tanto olio evo, grassi buoni, c'hai vantaggi a livello di salute, perché ce li hai. Esatto. Però per il resto io la cosa che continuo a vedere è che il macro principale sono i carbo. A me, cioè la quota di pro deve essere, devi trovare quello sweet point che funziona per te, che gestisci bene, digerisci, ma poi sono i carbo che ti cambiano tanto, la performance, come spingi, sono proprio loro. E fondamentalmente quella è la benzina, cioè le proteine servono per ricostruire quello che rompi durante l'allenamento, ma se non rompi durante l'allenamento perché non hai una performance tale appunto da arrivare a spremerti, a distruggerti, e lì alla fine viene dei carbo. Sì, sì. E per quello che appunto sono importantissimi. I grassi, parlavo appunto giusto con una ragazza su Rhino Nation l'altro giorno, e mi diceva i grassi come li vedi, ho detto guarda, noi comunque fondamentalmente facciamo uno sport in cui come si dice, la performance è tutto in base a, cioè una performance anaerobica, esatto, quindi a noi servono i carboidrati, i grassi possono servire magari appunto di più un maratoneta, comunque un atleta di endurance, ma noi dal punto di vista proprio prestazionale di performance fondamentalmente non li usiamo, è tutto in anaerobiosi, quindi cosa servono? La salute, come ha detto Ludo, alla fine il discorso cardiaco, sì, di giunture, articolazioni o altro, i legamenti, tutto quanto, però a livello proprio, è come dicevo io, solo per le funzioni strettamente vitali. Sì, ma anche là non è che se ne usi di più c'hai più benefici, cioè non è che è un una volta che tu c'hai la quantità, anche perché, allora, parlandoci chiaro, è una cosa anche là che la gente non capisce. Fare una massa, che tu la faccia piccola, lean bulk, quello che ti pare, ma fare una massa per crescere non fa bene al corpo. No, cioè, come non fa bene arrivare tirato da gara, ovviamente. Come vedi, non fa bene quello. Quindi anche là devi cercare, il bodybuilding è un cercare di ottenere, ma come anche tutti gli altri sport in maniere diverse, cercare di ottenere il risultato da palco limitando i danni, perché è questo che è, ma anche, anche nel natural per vie diverse, cioè ragazzi, perché anche c'era l'intervista con Dean Mart che diceva i natural, molti natural che gareggiano per anni e anni, che arrivano a 45 anni che ancora gareggiano, poi ridi e scherzi, devono andare in TRT perché l'HTPA gli salta, perché fai gara, a un certo punto non lo riprendi più. Non parlare della tiroide. Anche,
Anche, ragazzi, cioè, nel senso, in Italia c'è poco la cultura, però ad esempio qua in Inghilterra o anche negli States c'è un sacco di natural, poi passano a fare TRT o passano o continuano a gareggiare natural con la TRT, eccetera, perché l'asse se lo giocano, perché quantomeno vanno a fare le analisi pure loro. Vabbè, Non è vado un salutare. attimo in bagno. Vai, vai, falla Sì. tutta, Non si torna ogni mezz'ora, secondo me. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. No, ma vedi, ma alla fine vedi, è sempre, ma poi ti dirò, anche il cibo ai fini della performance, Ludo, cioè io ho visto che quei periodi in cui comunque mangiavo anche di più, fondamentalmente la performance non è che mi cambiava. Alla fine, vedi, il bodybuilding è proprio gestione di tutte le variabili, perché anche lì gestione del lavoro, delle incazzature, dello stress, perché io posso mangiare anche 600 di carboidrati e allenarmi male, questo ho visto, cioè è tutto lì fondamentalmente, Guarda, io piuttosto. spingo più adesso a 4.000 calorie che 4 settimane fa 5.500. Ma Vedi? semplicemente perché sono più vuoto a livello gastrointestinale, il peso è sceso, quindi ho più fitness. Quindi quella serie da 30 che ti ho mandato, cioè col cavolo che la Dai. facevo a 96 kg, cioè stavo morendo. Quindi mi alleno meglio. E anche là deve essere funzionale, cioè è benzina che tu metti per il tuo corpo, ok? Deve essere funzionale a ottenere qualcosa in sala. Non è che di per sé il cibo è anabolico, cioè è anabolico in senso ampio, ma tu hai un anabolismo diretto al tessuto muscolare. Quindi quello deve essere semplicemente un attivatore dell'allenamento. Come se tu dovessi fare una reazione chimica, tu c'hai il primo ingrediente e poi ci metti sopra l'attivatore che ti fa la reazione. Quello è. Come lievito, non è finito, cioè Bravo, bravo, esatto. è quello, lo mescola quando vuoi, ma c'è poco da fare. Ma infatti, vedi, alla fine si torna sempre all'allenamento, raga. Ma poi ti dirò, per il discorso di aumentare i carbo, io mi ricordo l'unico anno che cercammo di fare il salto di categoria dal bodybuilding 65 kg-70 kg, caricai di più con i carbo, cercando anche di mantenere sotto controllo un po', aumentando il cardio in off-season, anche per veicolare meglio tutto. Risultato che in gara arrivai grasso. Nonostante cercare, perché comunque alla fine comunque quel peso lo devi perdere. Sì. E anche in off season, anche lì aumentare il cardio, sì, ok, ma è comunque tanto stress. E quindi io la vedo così, cioè aumentare poco ma buono, che poco, come ha detto Marco, non vuol dire 2 o 3 kg. Esempio stupido, se io quest'anno andrò in gara to a 66-67 kg, adesso sono 74 e mezzo. Quindi quei 10 kg io vado su, però non è che faccio cagare, 10 cioè 15 ci comunque. stanno tutti. Sì, però appunto, cioè, non puoi andare su 20-30 kg e poi ammazzarti per scendere giù, cioè, perché poi la devi fare te la fatica, eh? Quindi è sempre la gestione, vedi? Ecco perché io personalmente non mi ritrovo tanto con gli approcci verso troppo l'alto, eh? Cioè, nel senso, troppe proteine, troppi carboidrati, perché il troppo per me, sempre il discorso di gestione a lungo termine della cosa. Non è una cosa salutare fondamentalmente. Sì, la performance la puoi ottenere, sì, però la paghi da lì a poco, eh. Cioè, nel senso, io proprio di indole preferisco rosicchiare, 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 però nel mentre la macchina continua ad andare, perché dopo un po' o di stress o a livello gastrointestinale o a livello di altro, qualche pezzo lo perdi per strada. Cioè, i bodybuilding anche li vedi. Oggigiorno si tende troppo a dire, boh, quella gara, quell'obiettivo, quell'annata. Sì, ma tu pensa tra 4-5 anni, cioè, Certo. poi quello è sintomo di maturità, secondo me, perché lì è il motivo per il quale molti ragazzi li perdiamo per strada, cioè si bruciano molti atleti, eh. Guarda, Quella è una cosa io incredibile. sono super d'accordo. L'unica cosa che continuo a dire è che io sui ragazzi dopo anni, cioè quando iniziano a diventare avanzati, eccetera, io le 4.500-5.000 calorie, ma anche sopra, le raggiungo facili, pur volendo essere conservativo. Certo. Questo è anche una cosa, cioè nel senso, è come il discorso che facevamo sull'allenamento. Il problema è che quando tu dici, ok, l'intensità va modulata, tu devi considerare che la gente in realtà, se tu parli di questa intensità, la gente viaggia a questa intensità. E quindi se tu gli dici di modulare, viaggia qua ancora più basso. Non aspetta altro che La abbassare. limitazione è quello, cioè io ti dico, mangia il meno possibile, cioè ottieni il massimo dal minimo, mangia il meno possibile per ottenere i risultati, ma mangia. Cioè questo non vuol dire di farti bulk a 3.000 calorie o a 2.500 o cioè nel senso ognuno c'ha il suo metabolismo, ognuno c'ha le sue cose, è soggettivo, però devi mangiare. Capito? Vabbè, ragazzi, ve lo sicuro. Adesso vi faccio io due domande. Vai. Allora, cardio in off season
che bello, in fase di costruzione, sì o no? No, per esempio, come dice anche Chris Assito, lui se gli dici cardio in off season, lui è no. Cioè il cardio non va bene, punto, non lo devi fare. Anche da un punto di vista cardiovascolare, i benefici già li trai da un allenamento comunque denso, quindi con recuperi un pochino più brevi, molto intenso, eccetera, eccetera, eccetera. E seconda domanda, solo cibo pulito o anche junk food inserito intelligentemente? Ah, sul cardio io in off season dipende, io la cosa che è molto molto semplice, sì, quando l'atleta inizia a pesare tanto, perché quando pesa tanto c'hai difficoltà a mangiare, perché comunque hai bisogno di più calorie e l'appetito tende a stare giù, e il cardio sì, c'hai più dispendio, ma guadagni talmente tanto in più in appetito che riesci a mangiare molto di più. E poi quando sei pesante, il discorso cardiovascolare, sì, per come lavoro io, poi soprattutto come lavori anche te, eccetera, in sala c'è una forte componente di endurance muscolare, cioè nel senso drop set, serie da 30, cose del genere, e quelle comunque fanno. Però comunque il cardio ti dà quella piccola componente in più di cardio E poi secondo me è un come lavoro diverso, energia. cioè è proprio diverso come approccio Ma Marco, ti come dicevo, stimoli cardiaci diversi. è una cosa. Ma io ti dicevo, adesso mi ricordo l'anno scorso, feci 2 o 3 mesi senza cardio, anche con allenamenti pesanti, drop set. Quindi, quando tornai a far cardio la prima volta, ragazzi, io avevo dei crampi intercostali, il cuore esplodeva, cioè della serie. Quindi, il fatto che comunque hai allenato anche durante l'allenamento di pesi è una balla, perché poi quando vai a sforzo cardiaco, là ci resti secco. Quindi, io ti dico. Sempre secondo il mio approccio basic e semplice, il muscolo più importante è il cuore. Cavoli, se gli altri muscoli li alleniamo una volta a settimana, il cuore tu come minimo una volta a settimana, anche off season, lo devi preservare, se non di più. Ovvio che va contestualizzato. Io, per esempio, off season, personalmente, se mi vuoi far star da Dio, mi metti due cardio, due, neanche troppo, fissi, lis, normali, e poi pesi. In pre-contest io sono fortemente addirittura favorevole, perché io non mi tiro senza cardio, non ce n'è. Però il cardio è fondamentale, cioè, poi soprattutto per gente che fatica veramente a scendere o anche a Vabbè, tirare. dipende anche dal lavoro che fanno le persone, perché se ti becchi quello che fa il carpentiere, che già brucia comunque un metabolismo in attività di 4500 calorie, se tu gli metti anche il cardio, questo veramente sì, puoi dargli comunque Sì, delle dalla calorie più struttura. alte anche in pre-contest, però cioè, se già uno fa 12 ore in cantiere con il martello a spostare pesi, a spostare sacchi di cemento, sono qua per esempio a Bergamo. Siamo famosi per essere appunto dei famosissimi muratori, per farti capire. Cioè, vedi dei cantieri che se tu ti immagini un atleta che lavora lì dentro, ragazzi, si fanno le scale decine di volte con sacchi di cemento, cioè anche lì il cardio magari logicamente non glielo vai a mettere, va tutto Contestualizzato. contestualizzato. Ma Esatto, guarda, io ad esatto. esempio quest'anno sto facendo e ho riscoperto il cardio su bike e devo dire che, allora guarda, è fantastica perché io mi faccio i miei 15 minuti in cui l'idea è che devo arrivare alla fine che inizio ad avere un accumulo di acido lattico e le gambe sono in pump. Quella è l'idea, no? Per quanto riguarda la regolazione e tutto, non devo bruciarmi subito. E devo dire che mi ha aiutato perché io all'inizio avevo le gambe imballate completamente, cioè tanto accumulo l'addormentato. E invece adesso sto, cioè in 15 minuti anche con una buona resistenza non c'è accumulo di lattato, cioè minimo. E questo quando vado a far gambe lo sento sulle serie lunghe. Cioè si imballano molto Grazie. meno, si imballano molto meno. La Come sopportazione fiato? anteriore aumenta, eh? Come fiato, per esempio? Io, per esempio, mi trovo molto bene facendo cardio, lo rivedo nell'allenamento con i pesi perché i tempi di recupero si accorciano. Cioè, il battito cardiaco scende più facilmente, recupero molto facilmente, posso essere più performante anche con i pesi, paradossalmente. Guarda, Su quello che ho notato di me. sì, ma non ti so dire perché io non lavoro sulla densità. Cioè, io i recuperi ce l'ho tendenzialmente molto lunghi. Magari Molto all'interno alti. della Quello che serie facciamo, sì. sono serrati, all'interno della serie faccio molti cluster, drop set, eccetera. E ho serie molto lunghe che mi richiedono fiato e tutto, però poi non ho allenamenti proprio sul pezzo, super densi. Quindi questo lo rivedo un po' meno. Però questo è un altro beneficio. L'unica cosa del cardio è che devi saperlo gestire in funzione dell'allenamento, cioè non ti devi inficiare. Tipo io adesso non sto facendo cardio prima di far gambe, giorno prima di gambe. Anche se sono 15 minuti di bike, che non è niente. Prima e dopo, dicevi anche il giorno dopo, se non sbaglio. Giorno dopo, in realtà adesso cioè, ho spostato lo stop Le dal giorno prima al giorno schermate, dopo.
perché ho visto il giorno dopo mi aiuta un po' il recupero, anche se la sera dopo aver fatto gambe è fottutamente doloroso, cioè veramente è un supplizio. Però migliorano il recupero e saltandolo il giorno prima la performance è molto, molto migliore, quindi me la sto gestendo così. E poi, beh, alla fine, raga, si può riassumere così, cioè, almeno per me, in off-season, cardio come obiettivo la salute cardiovascolare, quindi il cuore, e la gestione di un quantitativo, perché no, superiore di carboidrati, sì, per poter gestire. Senza per quanto riguarda la mano, Ovviamente, cioè, assolutamente. Anche il cardio, dal mio punto di vista, deve essere funzionale all'allenamento, nel senso che certo, io, ragazzi, lo inserisco quando mi dà un beneficio sull'allenamento, che sta nel ragazzo mi mangia di più, quindi l'allenamento è più performante, e anche là il cardio deve essere funzionale, nel senso che non è che ti metto su un tappeto a camminare, ma ti faccio fare una bike o delle scale dove cerchi l'attivazione del gluteo, o se fai il tappeto voglio che lavori in flesso estensione della pianta del piede per attivare bene il polpaccio. È uno scopo, certo. Esatto. E lo tenete vicino o lontano dall'allenamento con i pesi? Più lontano possibile. Lontano. Io. Perfetto. Pensa che io nei primi anni di stupidità, ti parlo delle scuole medie, lo mettevo o al mattino stomaco vuoto o post workout, perché con l'allenamento vai a tra virgolette svuotare le scorte, e poi però ti ammazzi. Anzi, io guarda, ma anche a livello cardiaco, perché lo faccio unicamente con cardiofrequenzimetro in soglia aerobica, nel post workout io non riesco a beccare i battiti, cioè per salire su uno potrebbe pensare cavoli, ti sei allenato, pum pum pum, no, è il contrario, perché io quando metto il cardiofrequenzimetro, beccare i 110 post workout, io devo viaggiare ma andare forte. Se vado a stomaco vuoto al mattino, appena ti sento te, ludo i tuoi podcast, dopo 2 minuti 120 subito, cioè, vedi, ma proprio, ma mi diceva, ok ragazzi, sì. Sì, cioè, cosa, al mattino io ho visto questa cosa qui proprio fino alle 12, quindi pausa pranzo, così la prima parte del mattino le capacità polmonari sono al massimo, ma proprio quando vai fuori o sulla spin bike i battiti li becco subito. Dalle 12 in poi, più vai verso la sera, poi vabbè, io sono cretino perché la faccio a 1 di notte, mi è capitato per beccare i battiti, ragazzi. No, Giuseppe, cosa stai facendo adesso? Stai andando a dormire? No, Marco, sto scendendo in grotta ad allenarmi, poi devo fare 50 minuti di hit e poi devo andare a... minchia, oh, tutto di notte, vampiro. Sì, sveglio di notte e parto. Però per dirti, seconda parte della giornata, ragazzi, cardio... Per esempio, sentivo Gary Boldi nelle vecchie dirette, diceva al mattino o pre-nanna. Pre-nanna? Porca miseria, ragazzi. Poi c'è da dire quello. Se tu lo fai, molti scambiano i passi per il cardio. No, non è la stessa cosa. Se tu devi bruciare, o vai in soglia aerobica, o altrimenti hai voglia di camminare. Ecco, il discorso è quello, perché anche mia madre, santa donna, fa l'ostetrica in ospedale, lo dice sempre, giù, ma io non dimagrisco, faccio i chilometri. Sì, ma se tu ti fermi ogni 2 metri, poi cammini, sì, hai fatto 20.000 passi, ma frequenza aerobica sei a 90, ma che sai cavolo fai? Giuseppe, è sempre là che la gente non ragiona e imita quello che vede su Instagram, sui social. Se tu mi prendi un open che in off season pesa 130 kg, quello il NEAT lo considera cardio, perché comunque sta là che sposta 130 kg in giro. Ma una persona che pesa 70 kg non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Una ragazza ne pesa. Ma io infatti, ma molti sai dicono: ma che bello il cardio, mi rilascio. No. No, no, perché se io devo tenere 120-150 mi sfondo. Cioè, vuol dire che tu fai le scale su e giù sullo Stairmaster 120-150, cioè io velocità 1 sullo Stairmaster a Techno Gym sono una poccia di sudore, cioè mi io sciolgo. Non riesco più a altro fare che Stairmaster. No, mi sono un po' io la preparazione l'ho fatto, già non ce la faccio proprio più psicologicamente, tanto penso... che hai il vomito adesso. Sì, sì, sì. Ah, no, io ci ho provato a fare sulle scale lit, aumentando la velocità del, stavo morendo. Io dopo 4 minuti i battiti erano andati a 160. Ho detto, no, aspetta un attimo che faccio sul tappeto. Sì, sicuramente. Però appunto credo bene, perché anche lì chi ti fa, io ho sentito alcune bikini, no, io faccio cardio 1 ora al giorno, 7 giorni su 7 e non calo. I battiti quando c'hai? Ah, in che senso? No, perché cambia tutto, bella mia, cioè se tu ti fai la camminata in pianura e ti fai le selfie oppure le coppie fit che vanno mano nella mano, ma che bello girare a fare cardio. No, scrivete faccio passi, esatto, per una salute vostra, ma non dite che fate cardio, perché il cardio, esatto, è bello ma non è facile. Voi passi io quando metto li contate? Passi?
dai 12 ai 15 mila di solito di media al giorno. 15 mila, alla fine non li conto, però circa 10 mila adesso, sì. Cioè adesso in giorno, a giornaliero. Sì, di base, sì, dopo quando lavoravo in palestra c'erano dei giorni che stavo anche, ti giuro, con l'orologino a 27-28 mila, certo, per farti capire. Perché comunque continuo, giri, giri, poi non so, esce appunto, fai non so, anche cardio la mattina, e piuttosto che io poi, anche quando lavoro in palestra, non riesco a stare fermo, cioè non riesco a star lì seduto, devo anche solo comunque girare, anche proprio per, non so, scrivo un messaggio io, anche a casa, cammino, non sto sdraiato, certo. Parlo al telefono, cammino, quindi avanzo abbastanza in fretta. Adesso che sto in... e appunto in lockdown o per il cardio piuttosto che sì, dai 12-15 mila. Sì, vabbè, tu giù, cioè, tu veramente mi penserai un pazzo. A volte qua in cucina fare gli 8 mentre Mario chiama il telefono, che okay, vanno su anche così i passi. Sì, 12-15 mila al giorno. Sì, sì. Ma sai, io ultimamente sto sempre in casa, alla fine delle lezioni le faccio Skype qui in casa. Cioè, mi sono adibito la mia sala, gli unici passi che faccio sono l'active walk per le bikini qui nella stanza. Fondamentalmente, meno male ho preso la spin bike, almeno ecco adesso veramente fare dei passi fuori è utile, perché se devi stare in casa è dura, sì, quello sì, però sì. Ecco, cardio e passi, mettiamo quella differenza, sì, perché è veramente importante, sì, anche sì. Perché poi può darsi uno che fa il culo a farsi a svegliarsi prima al mattino, sì, ma se non hai il cardio frequenzimetro, ragazzi, esatto. Non fai niente. Quindi cardio sì, ma lontano dai pesi, anche esatto. In off-season. E invece, junk food anche o solo cibo pulito? Io cibo pulito. Il cheat, oh. Io il cheat ci sta, ma in preparazione no, piuttosto do ricariche, studiate tutto. Il cheat in off-season sì, ma prettamente per un discorso sociale, perché comunque... Allora, se tu vieni e mi dici... Devo andare all'Olimpia, ok? Devo giocarmi l'Olimpia o devo gareggiare ad alto livello? Devo fare il massimo, ti tolgo pure il cheat in off season. Cioè, da un punto di vista prettamente di risultati, no. Però comunque non stiamo all'Olimpia, purtroppo, e quindi per un motivo prettamente sociale dobbiamo vivere, dobbiamo trovare un equilibrio, ognuno di noi deve. E il fatto di avere un pasto libero in cui devi semplicemente uscire fuori, che puoi mangiarti anche una bistecca, che puoi mangiarti un hamburger, una pizza, quello che ti va, solo quello che ti va, senza doverti scofanare di tutto, quello ci sta, e credo che il gioco valga la candela. Però per il resto, le fonti, quanto più pulito riesci a essere, ma pulito non soltanto nella fonte, ma anche da dove viene la fonte. Tra l'altro mi hai detto che hai preso la carne grass fed, quindi aspetto i feedback. Io, cioè, su questo, quanto più, nei limiti logicamente del possibile, però quanto più una persona riesce a essere preciso su questo, meglio è. È una differenza che vedi. E se ti becchi invece, per esempio, l'hard gainer, come dicevamo prima, che non so, solo da cibo pulito arriva, dice: cazzo, Ludo, io ho 4000 calorie e non riesco più, neanche se frullo, neanche se a cacciare giù a cibo. E lui magari per crescere ne ha bisogno di 5000. Aggiungi magari un qualcosa in più anche da cibo sporco? O... cibo pulito. Trovo, cioè, sì. Si trova, gli alimenti si variano, perché di base il cibo sporco è denso perché è molto lipidico, c'ha molti grassi, e l'unico motivo per cui la gente riesce a mangiare di più è che gli piace di più, perché è molto più saporito. Okay? È molto più veicolato anche rispetto ai carboidrati. Sì, diciamo che se tu vai a mangiarti Magnum o i Mars, per dirti, arrivi a più calorie. Però arrivi a più calorie semplicemente perché ti piacciono di più, parliamoci chiaro, non perché c'è un motivo per cui riesci a mangiarne di più, è psicologico, ti piacciono di più, ok? Quindi anche là bisogna vedere chi è davanti, però non so, io cerco di trovare alternative sempre da cibo pulito, anche non sono d'accordo sul dirti, cioè, perché psicologicamente mangia cibo pulito, non sono d'accordo, è questa anche la difficoltà di lavorare con me. A me una persona che mi dice no, devo mangiare junk food perché sennò non riesco a mangiare, visto che non c'è un motivo specifico, perché se tu prendi gli stessi macros e utilizzi riso e olio, per dire, o comunque pasta e olio, una cosa facile digeribile, o crema di riso e un burro ghee, quello che cazzo ti pare, scusate, e tu riesci, cioè a livello proprio di capacità di gestione, assimilazione, di mangiare tutto, è la stessa identica cosa, solo che ti piace di meno. Allora, se devi fare capricci perché ti piace di meno, io non sono d'accordo. Cioè, almeno io non lavoro con questa persona. Però lo capisco, nel senso che
È come se io giocassi a tennis o facessi un'altra cosa. Sono pigro su alcune cose, non mi va, mi accontento, preferisco mangiarmi Mars piuttosto che quello, perché tanto non è che devo arrivare all'Olimpia tutto, però non sono persone che lavorano con me, diciamo. Quindi... Ma anche perché secondo me, allora, anche dicendo la mia, se io per esempio valuto una dieta off-season, ok, e devo inserire per forza anche del cibo comunque ricco di zuccheri, di grassi trans, di grassi saturi, che per carità, come dicevamo anche ieri appunto in privato, io te ludo, i grassi saturi servono per carità, però in una quantità che se ti mangi 100 grammi di Nutella, il tuo quantitativo di grassi saturi giornaliero l'hai già preso da 100 grammi di Nutella, paradossalmente. Quindi se si vanno a introdurre tantissimi zuccheri, tantissimi grassi trans, comunque cibo anche di provenienza, pieno di conservanti, pieno comunque queste merendine, sì è vero, sono buone da mangiare, vanno giù facilmente, ma sono piene di conservanti, trattate, zuccheri, grassi trans, cioè il fisico, già noi lo stiamo stressando, prima di tutto se uno è enhanced, ovviamente lo stai già stressando da un punto di vista chimico, ovviamente, e lì già è comunque uno stress altissimo. In più con un surplus calorico, che se uno vuol crescere e gli butti giù, cioè noi non siamo fatti per mangiare 5-6 mila calorie al giorno, già se gliele dai da cibo pulito è uno stress, se in più vai ad alzare la glicemia a picchi durante l'arco di tutto l'arco della giornata, sballi comunque trigliceridi, colesterolo, perché comunque gli dai cibi sporchi e vai comunque anche a uccidere il probiota, comunque scusate, il microbiota intestinale, perché comunque hai comunque tutti quegli dolcificanti, edulcoranti, tutto, il microbiota intestinale lo vai ad ammazzare, cioè tu sì magari stai crescendo un pochino di più perché stai mettendo più calorie, ma il tuo fisico, hai la glicemia più alta, trigliceridi più alti, il colesterolo più alto, dopo uno deve tirare le somme, magari sul breve periodo può anche funzionare, ma dopo... No, dopo 3-4 mesi? È questo, la cosa che mi diverte anni. È che nel corso della storia della scienza della nutrizione, che in realtà è una scienza molto recente, sono state proposte tutte tipologie di diete, pareri discordanti, quello sì, quello no, cibi da eliminare. Ma una cosa, su una cosa sono d'accordo tutti, e ci sono evidenze, che il cibo di merda fa male. Allora, perché devi... Cioè, no? Abbiamo anche un dovere, secondo me, noi come preparatori, come figure nell'ambito del fitness e della salute, di educare la persona a mangiare bene. E mangiare Mars, ma infatti, Ludo, o schifezze non è mangiare bene. Ma infatti, Ludo, è proprio è semplice il concetto. Cioè, se uno vuole fare bodybuilding o fitness, deve abbandonare il cibo spazzatura. Cioè, almeno io, quando ero ex obeso, mangiavo merda. Cioè, io l'ho imparato allora, quando sono iniziato a migliorare fisicamente, quando dal diario alimentare mi sono reso conto, cavoli, Mars, Twix, pizza, merendine, inizio a sostituire, prendiamo il pane integrale, ma anche il pane normale, la pasta, togliamo quello, e là sono cambiato. Cioè, è normale, come hai detto anche tu, le uniche evidenze sono su quella cosa lì, cioè il cibo deve essere funzionale, cioè in questo sport il cibo deve servire, non appagare il palato. Ma anche da quel punto di vista, anche io la vedo come te, cioè off season ci può stare il cheat meal, ma se a me il mio coach mi dice non lo mangiare, non mi cambia niente, ok? Perché so innanzitutto che ho un obiettivo da raggiungere, ma non l'obiettivo fanatico, cazzo non devo mangiare o altro, semplicemente che il cheat meal mi serve casomai, almeno per quanto mi riguarda, a fine settimana, il sabato, dopo una settimana infernale di lavoro, per staccare la testa, ecco, neanche con la socialità, perché io me lo vado a fare pure da solo, cioè se io devo andare a farmi un giro all'Old Wild, già il fatto di sentire l'odore di un po' di unto così mi stacca un attimino la testa, ma so per esperienza che il giorno dopo mi devo fare il culo per 2 giorni di fila per smaltire quel minimo di riduzione idrica, cioè non prendo 5 kg, può darsi che prendo stesso peso, un po' più velato, però la consapevolezza di sapere che non c'è niente. È anche vero però che nel momento in cui il mio preparatore mi dovesse dire, giù guarda, fammi piuttosto del cheat meal, mangiati una tagliata con patate, piuttosto ti dico non me lo mettere proprio, non voglio neanche la ricarica pulita, piuttosto sto a dieta, se io sono così, cioè nel senso o me lo dai o non me lo dai, cioè non mi puoi dare il gelato alla frutta, il gelato alla frutta non me lo mangiavo neanche da bambino, figurati se me lo mangio adesso che sono grande lo odio totalmente, non ha senso, ma il bello se qual è, neanche quello al cocco, perché il cocco c'è il latte, e no cazzo, cioè, il cocco è frutta, quindi non va bene, quindi il gelato della frutta, fragola, limone, melone, che schifo, non me lo mangio, piuttosto appunto non lo faccio, mi mangio riso e pollo, sono contento, però poi come ha detto Marco, sotto gara
io lo tolgo. Perché? Perché innanzitutto non voglio rimorsi, perché sai, per quando uno non lo puoi controllare il cheat meal, non sai cosa ci mettono dentro. Un conto è dire, guarda, fatti, come hai detto tu, una ricarica pulita, soprattutto, non so, il giorno di gambe, fatti petti di carne rossa e patate, uno dice, ok, quantifichi tutto quanto e serve a qualcosa, ma se tu mi dici, vai al Mac e inzaccati tre cheeseburger, per quanto tu possa fotografare e mettere in My Apple, come si chiama l'applicazione lì, i macro e tutto, non sai che cavolo ci hanno messo dentro. Guarda, dico una cosa, non serve. Il problema di base è questo, io tendenzialmente ho imparato a mangiare pulito, di base, sempre. E sono stato un periodo in cui ho mangiato soltanto pulito e tutto il resto. Io se vado a prendermi un hamburger fuori, in un qualsiasi posto, non ti parlo del Mac, ti parlo proprio di hamburgerie buone, difficilmente mi piace, perché è, per il mio gusto, è troppo unto. Quindi, ho capito. Il discorso è che è troppo salato anche, soprattutto molto salato, mi dà fastidio molto quello. Quindi, per me il discorso è che a certi gusti ci si abitua. Se tu sei abituato sempre a mangiare dal Mac, è logico che se mangi una bella bistecca, anche un ribeye al 15% di grassi o un filetto al 20%, apprezzi. Il sapore non lo apprezzi, sì, ci devi mettere quello, l'olio. Sì. A me un'altra cosa, vai in un... In quanti ristoranti andate, bisteccherie, ordini un filetto e te lo portano con l'olio. Cioè, non... Vabbè, sì. In una bisteccheria il filetto me lo devi portare senza niente, cioè devo sentire la carne. Perché? Perché la gente non devo essere io che ti dico fammelo senza condimenti, dovrebbe essere talmente buona la carne che non ha bisogno di niente, non neanche del sale. Nella carne non ci va l'olio, nella carne non ci va l'olio, ci va il sale, il pepe al massimo se vuoi, ma non ci va l'olio, cioè i grassi suoi, no? E il problema è che la gente è così assuefatta che se gli dici appunto... ipotetico Argainer deve mangiare cose, dici senti, invece di mangiarti questo fatti un bel taglio di carne, idealmente grass fed, ok, se ci arriviamo anche al 20% di grassi, quindi bella densa, bella ricca, bella sugnosa, ti fai quello, ti ci metti le patate, magari ti intasano perché sono comunque hanno molta acqua e tutto il resto, ti ci metti accanto il riso, la pasta, un cereale che digerisce tutto e condisci questo riso, questa pasta eccetera, lo condisci con olio anche abbondante per raggiungere quella quota di calorie, lui non te, no, lo sentirà in sapore, anche perché c'è un altro discorso che purtroppo è molto più facile comprarsi dei Mars che spendere magari un'ora ai fornelli a cucinare una cosa decente, perché anche se tu vuoi fare una pasta buona, un riso buono, un couscous buono, ci devi perdere tempo. Quindi sì, il discorso è che è una via facile, una strada facile. Ma poi sai cosa, Ludo? Anche il discorso di mangiare, passami il termine, merda, ok? Bisogna anche vedere perché cosa c'è dietro, nel senso, noi vediamo molti americani così che junk food o altro, sì, ma poi bisogna vedere dietro cosa hanno attaccato di preparazione, perché nel senso, io vedo... Senza andare solo in America. Eh? Senza andare in America, senza andare in America. No. È facile dire mangia cazzi e mazzi, sì, ecco, esatto. Nel senso, è facile dire mangia merendine, mangia biscotti, latte, cioccolate, sì, ma se hai attaccato dietro dell'altro, quello non lo dicono. Cioè, abbiate le palle, tra virgolette, di dire se vuoi mangiare tot, mangia tot. Cioè, come diceva il mio caro amico Alberto Grazia, che lo diceva anche in un altro webinar, io la conosco la ricetta per farti mangiare ed essere, e migliorare senza accumulare niente, ma non te la propongo perché non è salutare, capito? Cioè, il discorso è quello, è facile dire mangia, ma tra le virgolette bisognerebbe scritto un pacco di biscotti è uguale una fiala di... Cioè, è quello, no, il messaggio che loro non... Là io una cosa che ho visto molto, poi confermatemi anche voi, è che c'è questa combinazione che sta nascendo molto pericolosa e purtroppo soprattutto nell'ambito femminile del disturbi alimentari, faccio i fitti or macros e mangio cose del genere perché mi fa sentire meglio psicologicamente e tutto, e mi imbottisco i tiroidei. Ah beh, certo. Dosaggi, ma poi... che, cioè, dosaggi che io non ho mai visto neanche in un atleta open. Sì. Ma poi vedi, Ludo, anche il discorso che hai detto te, che adesso c'è la tendenza di mangiare ogni giorno cibo junk food facendo rientrare nei macro, anche lì non fare quello sport, quello è l'unico consiglio che mi sento di dare, cioè se io devo fare il passo libero per staccare la testa è quel momento lì. Anche io per esempio non solo sono contrario al cheat meal, ma al cheat day come fanno la maggior parte, cioè i cheat day
non ha senso, cosa fai? Cioè, ti vai a rovinare veramente, anche lì. Peggio ancora, molti natural che fanno rientrare nei macro il junk food durante ogni giorno. Cambia sport, perché se tu hai l'esigenza di mangiare merda ogni giorno, piuttosto fatti il cheat meal. Cioè, io la vedo così fondamentalmente. Cheat meal... Dimmi Marco, poi vi chiedo. Io quello che vedo che ultimamente sta dilagando, no? È quello che tanti dicono, sì, vabbè, ma tanto il nostro corpo non riesce a riconoscere gli alimenti, li scinde in aminoacidi, li scinde perfetto, i carboidrati sono tutti uguali, i grassi sono tutti uguali, le proteine sono tutti uguali. No. Bello, Marco, qual è? Che gli studi scientifici, loro, no, quelli che dicono sta cosa, non ti dicono su quale libro è scritta sta cosa, lo dicono che lo dicono loro. E quella è la cosa. Perché se tu mi dici che i carboidrati, che logicamente va bene, carboidrati la pasta, carboidrati, non lo so, appunto quelli che tu prendi dalle briochine, ok? Nelle briochine però ci sono appunto, a parte molti più zuccheri, quindi avrai una glicemia molto più alta, uno spike insulinico più alto, quindi cioè, anche dal punto di vista salutare non è la stessa cosa, che poi i carboidrati siano carboidrati, la quota calorica, ok, 50 grammi di carboidrati provenienti dal riso, 50 grammi di carboidrati provenienti dalle briochine, sono sempre comunque teoricamente 200 kcal, ok, perfetto, ma con un certo indice glicemico, piuttosto che una quantità di zuccheri, piuttosto che... alla fine non è la stessa cosa, no. Sono due cose totalmente diverse. Se uno è pieno di edulcoloranti, se uno è pieno di comunque sostanze che vanno a distruggere il microbiota intestinale, che tanti, per esempio, questa cosa del microbiota, se tu gli parli di microbiota, manco sanno cos'è. Il microbiota umano, a parte che non è solo nell'intestino, ma è distribuito comunque in tutto il tratto gastrointestinale, eccetera, ma certi cibi, comunque, lo vanno a distruggere. E se tu hai comunque un microbiota che non lavora bene, quindi un intestino, un sistema gastrointestinale che non lavora bene, tu prima di tutto avrai dei disturbi dal punto di vista salutistico, perché l'intestino non è cavato per nulla il secondo cervello del nostro corpo, perché va a gestire tantissime cose che manco ci si immagina. Quindi se noi maltrattiamo con del cibo spazzatura, che può avere le stesse identiche calorie del cibo buono, ma è cibo spazzatura, quindi zuccheri altissimi, edulcoranti, vai comunque a stressare il corpo, che dopo un po' ti suona il campanello e ti rompi i coglioni. Quindi il nostro corpo non vede i carboidrati tutti uguali o i grassi tutti uguali. C'è una bella differenza e quello purtroppo tanti non la capiscono. Ma Marco, a queste persone basterebbe dire, al posto di condire con l'olio d'oliva, condisci con l'olio di colza. Secondo te è la stessa cosa? Cioè, sempre grassi sono, no? Attacca di l'olio di colza, no? Ludo, ma sai cosa? Secondo me la gente capisce quello che vuole capire, perché se te dici questa cosa che hai detto te, lo capiscono. Però che 300 grammi di carboidrati della focaccia non sono uguali a quelli del riso, non la capiscono questa cosa qui, fanno orecchie da mercante, quindi è sempre il solito discorso, che però, come ha detto Marco, cioè, là non si parla tanto di scienza della nutrizione quanto di tecnologie proprio delle produzioni alimentari, cioè di come vengono prodotte, conservate, non solo le merendine, ma il sodio che viene messo nei prodotti lavorati. Esatto. Il cibo meno lavorato è meglio, cioè, perché sì, il riso è meglio dei prodotti lavorati? Perché ha avuto meno lavorazione, sì, è più naturale. Ma anche lì, facci caso, cioè, già il fatto che la bistecca che tu prendi dal macellaio, confezionata giorno tot, la puoi consumare massimo entro 3 giorni, perché sennò diventa nera, e l'hamburger del McDonald's lo prendono in sapevo che arrivavi lì a 800 e la scadenza è da lì a 3 mesi. Forse, cari ragazzi, che l'hamburger può restare nella confezione di plastica per 3 mesi, forse ci ha messo qualcosa, perché com'è che la bistecca dopo 3 giorni diventa merda, la devi buttare che puzza, e l'hamburger del Mac ce l'hanno lì nel deposito per 3 mesi? Teoricamente è sempre carne, teoricamente. In teoria è carne. Sempre proteine, va bene, però cosa c'è in più? Cioè, però vedi, infatti il podcast poi su questa cosa qua sarà illuminante, perché poi la gente si spara. Quindi questa cosa è particolare come domanda. Quando smetterete di, non di allenarvi, perché quello ipoteticamente si continua all'infinito, però di gareggiare, ok? Di avere proprio... Sì, di gareggiare, dai, che vi ritirate, ok? Mia madre me la fa sempre questa domanda, no, ti posso garantire. Come mangerete? Io sicuramente bene. Ma casomai... Nel senso,
all'atto pratico avrete una dieta, peserete il cibo, farete più cheat, cioè proprio come immaginate la vostra settimana? Allora, posso dire prima, io Marco, guarda, vai. Dico, di sicuro un cheat meal, tipo adesso capita, non so, vado a casa di mio fratello, fa il caffè, i cioccolatini, giù ne vuoi uno o no? Se capita che non sono in preparazione tutto quanto, il cioccolatino me lo prendo, uno, perché ho imparato che la moderazione è chiave del bodybuilding, ma anche della vita, in questo è tutto, sono sempre stato uno molto regolato, quindi un cioccolatino non fa niente, una scatola ti fotte, è molto semplice. Quindi se devo fare il cheat meal me ne terrò uno e qualche speluccata, ma uno o due biscotti alla settimana ci può stare, perché non sono uno che ha bisogno di ingozzarmi. Se mi ingozzo mi faccio il cheat meal, però dopo un po' ho imparato a fermarmi, mi farò secondo me i miei soliti pasti, ovviamente non starò lì al grammo. Poi dopo 8 anni che faccio questo sport, 150 grammi di pollo o altro, ho imparato un po' a pesarli con la bocca, cioè non starò lì casomai a pesarmi 160-140, toh, fai due fettine di pollo, la più brutta sono 200 grammi, ma chi se ne frega, mi alleno un po' di più, capito? Cioè, ma di sicuro mangerò bene, ecco, sarò un po' meno, tra virgolette, no, preciso, ma semplicemente meno fobico, non lo sono mai stato, però ecco, mi speluccherò qui e lì qualcosina, però mi allenerò come un bastardo, poco ma sicuro, quindi da quel punto di vista, ma cosa faccio adesso, ragazzi? Cioè, adesso non spelucco, è l'unica cosa, ma ormai, sai, dipende sempre dal passato di un atleta, dal motivo per il quale parte a fare questo sport. Io non tornerò mai più a essere in sovrappeso, questo è poco ma sicuro. Ma tu, quindi... cioè, ti immagini che avrai dei pasti prestabiliti? Cioè che tu... Io 3 pasti, guarda, io 4 pasti sicuro. Ma colazione, li avrai prestabiliti nel senso che saprai a monte cosa mangerai? Io sicuramente mi farò ogni settimana quella spesa solo con delle robe salutari. Okay. Ecco, una cosa che mi piacerebbe molto fare è cambiare di mia iniziativa le fonti. Quella è una cosa che mi piacerebbe, tipo, non so, domani mattina, cavoli, dovrei farmi il pancake, mi va il pollo, me lo faccio, non so, tipo del genere. Oppure a pranzo, adesso si gioca con queste minuzie, sai, il pollo nel post-workout perché è magro, lì come mi gira, cioè, voglio una bistecca, me la faccio, però la bistecca è pulita, capito? Cioè, oppure, non so, mangio il riso, c'ho la pasta, dai, un etto di pasta, cioè, però pulita, non sugo altro, cioè, voglio essere un po' più libero di gestire le fonti. Ecco, non avrò, come hai detto te, di sicuro, per come sono fatto io, che voglio sempre tenere sotto controllo tutto, mi piace comunque avere un piano, tipo quel numero di pasti, dove avere i carboidrati, dove avere... però molto più libero di dire, ma ho anche l'esperienza, come penso anche voi, e ne avremo sempre più quando saremo vecchi e decrepiti, di dire, se mi mangio questo è la stessa cosa, non muore il papa, non devo seguire per forza pesce 6 volte al giorno, se no non mi tiro, capito? Quelle sono cose che... la libertà proprio mentale, ma al contempo la consapevolezza di avere l'esperienza che ti fa da padrona e là ti permette di guidare. Ecco perché io dico, gli atleti di oggi non li potete lasciar liberi con l'applicazione del cazzo, perché sono giovani, cioè una cosa che avrei il terrore di fare io adesso a 35 anni, figurati come posso fare a dare a un ragazzo di 18 anni l'autonomia di autogestirsi il cibo. Cioè, questa è una cosa che oggi è un messaggio sano che dovrebbe passare a molti preparatori. Poi che... io parto dal presupposto che a me piace questo stile di vita e ho cominciato a farlo molti anni prima anche solo di pensare di mettere il piede sul palco. Quindi è una cosa che le gare, forse purtroppo nell'ultimo periodo con l'avvento dei social, come hanno detto anche in altri podcast, sono l'obiettivo primario dell'entrare in palestra, no? Io sono entrato in palestra con l'obiettivo di voler diventare grosso. Vai. Falla tutta. Del voler diventare grosso. Ehi, voglio sentire, Chiudi la porta. Io sono entrato in palestra con l'obiettivo primario di diventare grosso. Ok? Non di gareggiare. Cioè, gareggiare non spone, anche forse che facevano le gare di bodybuilding, per farti capire. Ho cominciato a leggere i primi muscle, i primi flex, muscle fitness, cultura fisica, una volta entrato in palestra. E vedevo appunto questi omoni grossissimi, oliati, con il costumino, che appunto facevano gare in cui esibivano il loro fisico. Però io sono entrato con un obiettivo diverso. Cioè, ho cominciato a fare la dieta non perché volevo gareggiare, ma perché volevo diventare... come avevo sempre sognato. Cioè, ero bambino, vedevo i film di Arnold Schwarzenegger, di John Rambo, Rocky, piuttosto che Jean-Claude Van Damme, ero un pazzo per Jean-Claude Van Damme, e io li guardavo così, con gli occhi a cuoricino, no?
e quindi volevo avere un fisico anch'io da grande così. Quindi penso che, come la facevo prima, anche solo di pensare di mettere un piede sul palco, penso che la farò anche dopo senza nessunissimo tipo di problema, con alle spalle logicamente un'esperienza che mi ha fatto capire che tenere comunque un certo stile di vita può essere solo che salutare dal punto di vista proprio anche prestazionale, ma prestazionale non solo per quanto riguarda la performance in palestra, ma se io mangio merda la sera prima, mi sveglio la mattina, la testa ovattata, non sto bene, magari, non so, è vero perché magari il mio fisico non è abituato a ricevere junk food, però magari sento l'intestino gonfio, devo andare in bagno più spesso, quindi io già adesso, per esempio, mi gestisco le fonti di pasto in pasto, cioè nel senso, comunque devo mangiare 80 grammi di carboidrati netti a pasto, se dopo li prendo dal riso basmati, dal riso integrale, dal riso nero o dall'avena, a me non cambia, quindi già sto facendo così adesso, dovrei far così anche in un futuro, cioè se dovessi far così anche in un futuro non sarebbe un problema, certo. Lo farei tranquillamente. Quindi quello che cambierebbe fondamentalmente sarebbe solo che il palco non è più l'obiettivo a breve termine, ma magari l'obiettivo a breve termine potrebbe essere un obiettivo che mi impongo io, l'estate, la settimana in vacanza piuttosto che altro. Però è uno stile di vita che talmente tanto mi piace che boh, io immaginarmi a vivere senza comunque i sei pasti calcolati o dovendo mangiare in un certo modo, quindi non so, cosa mi faccio da mangiare a cena? Mi faccio i sofficini? No, cioè, per me è una cosa che non esiste. Ce no. Lo faccio perché mi piace, quindi ma indipendentemente dalle gare o no, penso che continuerò, se tutto va bene, così. Ma facci caso, Ludo, Marco, anche te. Io, personalmente, guarda, se dovessi pensare a oggi, come sarò dopo, cioè tra qualche anno, tre pasti faccio fatica a pensarci. Se dovessi smettere di allenarmi, facciamo 2000 corna e fatele anche per me, per un infortunio grave, là è un altro discorso. È ovvio che lì ha un senso fino a un certo punto fare quei sei pasti, secondo me. È ovvio che non hai la spinta, come diciamo, la scintilla dell'allenamento, però sai, è ovvio che nel momento in cui uno ci mette l'allenamento, tre pasti stanno strettini. Ovvio, cioè, se tu fai colazione, pranzo e cena, ci metti l'allenamento la sera, non mangi dal pranzo fino là, è tutto funzionale, vedi, anche allo stile di vita, cioè fondamentalmente alla fine bodybuilding è uno stile di vita, cioè sano, ecco quella cosa lì. Guarda, quindi lo fai per te stesso. Sì, io la cosa, perché ci pensavo, insomma, con tutte queste discussioni che ci sono state sul calcolo dei macros, non contarli eccetera, sì. Ci ho pensato parecchio. Io sinceramente la prima cosa che farei è smettere di pesare il cibo, cioè proprio sì. Buttare la bilancia fuori dalla finestra, questa è la prima cosa. E tanto una regolazione ad occhio ce l'abbiamo, bene o male, però proprio essere schiavi dei numeri o dover calcolare e sapere tutto, quello lo eviterei. Sicuramente mangerei sano, anzi cercherei di ampliare tantissimo ancora di più la rosa delle fonti, a costo di tirare un po' d'acqua, quello non mi importerebbe. Mi regolerei in base all'allenamento, nel senso che proprio in base a quanto sento di spingere, quanta è la richiesta, eccetera, mangio di più di meno, ma di più di meno vuol dire proprio semplicemente buttare più cose nel piatto o fare un pasto in più, eccetera. E per il resto sì, via tutto quel discorso di fonti magre nel post-workout, cose del genere. Sì, le migliorie tecniche. Sì. Ma infatti, come hai detto tu, vedi, dipende molto dall'allenamento, perché capiterà anche a voi, penso. Cioè, quando vi allenate particolarmente intensamente un giorno, può capitare che nel pasto post-workout o la colazione il giorno dopo, o il giorno dopo, avete una fame alla Madonna. Sì, esatto. E io, quella sensazione di sentirmi ingabbiato allo schema alimentare, delle volte i feedback che il corpo ci manda sono ovviamente da cogliere, secondo me, esatto. Ok? Come quelle volte che tu dici, porca miseria, io qua devo aumentare, ragazzi, qua sto andando giù, esatto. O aumento qualcosa o vado giù. Ma non è tanto andare giù, è proprio applicherei il vero intuitive eating, cioè mangerei come esatto. Dovrebbe mangiare una persona che mangia in maniera sana, non pesa, non calcola, mangia quello che gli va. Va a fare la spesa e compra quello che gli piace, ovviamente cose sane, perché quello fa parte di noi ormai e il gusto anche si è abituato a quello, quindi non junk, no, quello mi interessa proprio meno di zero, e il numero di pasti in base a quello che mi va, se il pomeriggio mi sveglio mi vanno un paio di mele, mi mangio un paio di mele, se non mi vanno i carbo la sera non li mangio, se mi vanno li mangio. Sì, esatto, cioè, proprio non sentirsi impigliato dietro ai numeri. Bravo. A un piano scritto. Bravo. Come fa Marco Spezza dell'allenamento, che va e si allena
fare per la dieta, però non è che va lì e cazzeggia, capito? Si spacca il culo. Sì. Delle volte spinge tanto, troppo, maledetto. Quindi nella dieta bisogna fare la stessa cosa. Cioè, bisogna fare il D'Ambrosio nella dieta, porca esatto, miseria. Esatto. Però lui, quando va a allenarsi in modo istintivo, sa allenare. Cioè, non è esatto, che cazzeggia, capito? Sì, cioè, sì, si dà per scontato che tu sai ascoltare il tuo figlio, sai esattamente cosa è giusto e sbagliato. Ecco perché, appunto, una cosa che va fatta se si ha un minimo di esperienza, fondamentalmente, altrimenti non lo fai. Sì, ma per dirti anche una cazzata, non dover mangiare le proteine a tutti i pasti. Cioè, magari a pranzo mi faccio cereali e legumi, una pasta con i piselli o i fagioli. O sì, che ha un introito calorico di proteine, ma non predominante, tanto sì, per... Sì, però molto più basse, cioè, via. Cioè, il corpo... Ma guarda, è per stare nella salute, ma non ingabbiarti in un sì, troppo preciso. Sì, guarda, una volta l'ho fatto questa cosa qui, una domenica, mi ricordo l'anno scorso dopo le gare, ho mangiato una domenica con le fonde tutte vegane. Ormai più, cioè lì ho detto do una possibilità agli alimenti vegani, ho mangiato seitan, quelle cose lì, ho detto vabbè, basta. No, seitan e cose, no, quelle non riesco, non mi no, piacciono. Che... Mai mangiati, mai neanche provati, né tofu, ma né seitan. Ma devi provare, presenta la suola delle scarpe, stessa cosa. a parte che io ogni volta che vado al Natura Sì, che appunto è un negozio per vegani, vegetariani, tutti quelli che stanno là dentro, che fanno la spesa, sembrano tutti malati. Tutti i gracilini, tutti deboli. No, non so perché, cioè, tutti bianchi, non è che sei colorito da dire tutti bianchi. Ovviamente ci sono tutti bianchi, lo guardate, qui non sferato in confronto a una volta c'era una classe, una vecchia che aveva lì, mi ricordo ancora, un conto di 250 euro, cioè una lecca, ho detto che cazzo. Ma lì costano, costano, come tutti gli alimenti bio e tutto, però finché uno guarda la qualità è un conto, lì invece, oltre alla qualità, logicamente, perché sanno che è molto di nicchia, e se vuoi mangiare quello ragazzi, spendi per così. Per fare queste cose io la cosa che dico sempre è, dove state soldi, state, cioè, prendete la macchinina la domenica, andate a farvi un giro in campagna, trovate il fruttivendolo, cioè, che vende... Le verdure e tutto il resto, andate dal macellaio, ci fate il piano per la settimana e tornate, vi fate un giretto, state all'aria aperta, fate il NEAT e avete fatto il piano per la settimana e non costa niente. Sì, Ludo, io mi ricordo, guarda, una scena sempre a Natura Sì, c'era questa simpatica vecchietta, la guardo, sembrava svenire. Mi vedo già tutti i commenti sotto, però è colpa di Zannotti, io e Ludovico Lemme siamo tranquilli per il quieto e lascia vivere, ok? Chi no. Quindi no, prendetevela con lui. No, allora parto dal presupposto che ovviamente Vivi lascia vivere, seguiamo nel team saluto, vegetariani, vegani, fruttariani, abbiamo tre fruttariani, quindi andiamo alla follia, ci sono anche ottimi atleti vegani, quindi Vivi lascia vivere. Questa simpatica vecchietta le dissi, cazzo signora sta svenendo, sta bene, mangia un po' di cavallo, mi senti un po' sciupata, cavoli, bisogna un po' di ferro. Mi guarda e mi fa, sono vegetariana. Vabbè signora mia, cioè no, figura di merda, hai toppato. Beh, Natura Sì, che ti aspettavi, dai, veramente. Ma io so quante cose faccio, c'è, cioè, una delle robe, mamma mia. E vabbè, viva Natura Sì, c'ho pure la tessera convenienza, solo perché no, solo perché c'è il due... Zannotti 10. Ma no, ma perché ogni 10 punti mi danno un barattolino della Rapunzel di crema di mandorle, perché sennò costa 9,80 euro, cioè ragazzi, non sto scherzando. Orcoglio, io lo faccio in casa, faccio prima. Sì, ma tu, cioè, io sono brigoso. Io ho rotto, io se mi metto per fare le mandorle in casa, alla fine da là lo compro. Sei impallato, faceva un odore strano, tipo di fuso, di plastica, eccetera. Sì, infatti anch'io l'ho fatto l'altra sera. Le uniche bestemmie che non ho detto erano aramaico, ero arrivato fino al turco, veramente. Poi, cioè, perché tu devi comunque continuare a frullare, poi finché è un frullatore di quelli della Madonna che schiacci, è un conto. Invece ho proprio quella immersione che lo agganci al punto del maghio. Minchia, cioè... Poi a un certo punto si attiva, di botto inizia tutto a fluidificarsi. Bravo, però prima fa la granella che tu dici non sta venendo. Allora, la gente pensa di aggiungere l'olio, invece di stare là e continuare, continui, e dopo tipo mezz'ora inizia... È come il mallo, se pensi di metterlo a picchiettare vieni come il culo, devi star lì con la pazienza, il protan stessa cosa, ragazzi, ci vuole la pazienza, cioè tutte quelle cose a base di olio, infatti, vedi, olio di mando, olio di noce, devi avere la pazienza di stendere, cioè è una brutta faccenda. Mamma mia, no, ma il fatto è la dieta, poi non ci dicessero, noi parliamo solo di allenamento, perché non è così. Allora, oggi poi arriverà anche un altro podcast, tra l'altro interessantissimo,
con la Benedettina, che è una tecnologa alimentare, e lì, ragazzi, li buttiamo giù. Sarà lì veramente sfatiamo dei tabù, ma più che altro quello sarà interessante perché è molta informazione. È molta informazione. Benedetta c'è, cioè, veramente un'enciclopedia vivente su quello. Quindi ci sarà, secondo me si potrebbe fare anche un box domande da inserire, sì, prima, così almeno, esatto, si potrebbe dire: guarda, ci sono queste domande a cui rispondere. Anzi, e lì... Io mi ricordo Ludo l'altra volta con Marco, la Benedetta, di sera parlavamo proprio, sai, su come si parlavamo sugli aminoacidi, il discorso proprio la differenza anche integratori aminoacidi, sì, ma perché rispetto alle proteine meglio. Lei spiegava di quelle cose, ti giuro, io dopo un po', dopo 10 minuti, ho detto: ragazzi, parlate voi, io vado a letto. Io me li sono riascoltati 2-3 volte con gli audio perché erano, cioè, il prossimo, oro. Il prossimo me lo farei così, il prossimo lo farei su questo argomento. Intanto, se i ragazzi vogliono scrivere qua sotto qualche altra tematica, qualche altra cosa, titolo, eccetera, così le affrontiamo. E dai, direi che abbiamo fatto quasi 2 ore, quindi direi che... sì, abbastanza... Ma sai cosa, dobbiamo recuperare, perché parlando sempre di allenamento, esatto, poi sembra che siamo fissati, no? Invece pure l'alimentazione, siamo fissati su tutto, ragazzi. Proviamo a spingere in questo, perché noi mangiamo, se no senza la dieta è difficile. Esatto. E siamo stati ancora brevi, tra l'altro, esatto. Però ciao, se si riapriamo. Dovremmo fare, la cosa che pensavo, dovremmo cercare di rendere il gruppo WhatsApp aperto al pubblico per dei piccoli lassi di tempo, no? In cui possono, in qualche modo, in cui possono accedere e sentirsi tutti gli audio, le conversazioni, le cose, tipo... A me mi bannano, mi denunciano, animalisti, lasciamo stare. Sarebbe la neuro piena, però, perché gli mandano il pappo al cervello a quei poveri ragazzi. Facciamo per il loro bene, teniamoci le nostre psico-malattie per noi, basta. Io, guarda, sto uscendo col monopattino piuttosto che non prendere la macchina. Perché ho paura di trovare le gomme buche, ti giuro. La volta ho messo una foto con uno spray repellente per i piccioni, non che li ammazza, repellente. Io ho ricevuto 32 messaggi di gente: no, vergognati, lascia stare quelle povere bestie. Ma chi li caga? E loro sono loro che mi cagano a me. Sono loro, cioè, che cagano, esatto. Occhio, ragazzi, queste cose bisogna stare, qualsiasi cosa. No, ma nella serie, ragazzi, peace and love, ma veramente, ma soprattutto anche di piuttosto che scrivere a me. Trovate qualcosa da fare nella vita, nella giornata, perché, cioè, poi, cioè, quelle robe assurde, cioè, nel senso, anche noi siamo coloriti nei podcast, ci facciamo le risate, però comunque partiamo sempre dal presupposto che siamo comunque delle brave persone, e ovviamente ogni tanto può scappare però ovviamente poi delle volte ci vorrebbe giustamente l'intelligenza da casa per dire: ok, ragazzi, sono 3 ragazzi che sono lì, che comunque scherzano, educati, a maniera, può scappare a tutti. Giuse, l'unica cosa che credo che ci tengono a sapere sotto nei commenti, qual è il tuo indirizzo di casa e la targa della macchina? La targa della macchina, ma sai che non la so neanche a memoria perché l'ho cambiata da poco. Non lo so neanche io. L'altra volta per parlare, perché qua con i parcheggi devi inserire il numero di targa, quindi me la so dovuta imparare. Ma anche a Parma l'hanno messo, ogni tanto infatti c'ho la foto sul mio telefono con la targa, perché non me la ricordo, cioè delle robe. Ma tu immagini, tra l'altro, non ha detto che l'ha cambiata poco tempo fa perché prima gliel'avevano distrutta, capito? Esatto, capito. Quello l'ha omesso, però sono piccoletto. A proposito del parcheggio con la targa, una volta diluviava, mi ricordo il primo giorno che avevano messo questa nuova metodologia di parcheggi con la targa, io avevo parcheggiato a 3 km la macchina sotto il diluvio, sono corso a prendere il biglietto per il parchimetro e non mi ricordavo la targa. Tornare hai indietro. Fatto tutto, dai. No, non ho fatto il biglietto, tanto non mi sono beccato manco la multa, ma... Cioè... Ah, ammette di aver... Capito? Ragazzi, io direi così, facciamo... Ludo, facciamo così, tagliamo il podcast tipo a 10 minuti fa, perché in questi 10 minuti si è tirato contro i vegani, i vigili urbani, si è tirato contro chiunque, quindi io direi per il bene di Giuseppe... Io taglierei un po' prima, così, sì. Proprio, cioè, ma tu io, No, ma guarda, io ieri ero nella grotta a 1:30 di notte che mi allenavo, c'era una lucertola,
per non ammazzarla ho preso il cartone delle scarpe, l'ho indirizzato, no, l'ho accompagnata fuori per non ucciderla. Cioè, rendi conto, ma ti ammazzi una lucertola? Ma che ne so, era, sai quei gechini, quelli piccolini, entrata da qualche parte, pur di non ammazzarla, che mi fa schifo e c'ho pietà, mi piange il cuore, l'ho presa, cioè l'ho messa nel cartone, l'ho portata fuori senza muovere il cartone, perché se lo muovevo questa andava fuori, c'avevo una paura fottuta perché mi fa schifo. L'ho accompagnata fuori e ho detto dai, vai fuori, mi raccomando. Era una mamma che aveva i figli e l'hai allontanata per sempre dai bambini che moriranno. Spero che non mi abbia fatto il nido nella grotta. Cioè, no, facciamo tipo Godzilla che avevano fatto le uova ai dinosauri nel Madison Square Garden e si è portato giù da ragazzi. No, però per comunque, gli animalisti te li sei riacquistati. Adesso devi fare qualcosa per quelli che vanno da natura, sì, e poi per i vigili urbani, esatto. Quelli sono cazzi. Tu pensi, io compravo la natura sì quando ero giovane studente squattrinato, cioè mi facevo veramente il culo, cioè mamma mia, per permettermi quel burro d'arachidi, il camut, quel camut bastardo, cioè una roba del genere, no? 3,50 euro 100 grammi di camut, per cosa? Per cosa? La quinoa, che quando scolavi la pasta usciva all'interno dei buchi dello scolapasta e ne buttavi un etto su due etti, cioè non vogliamo parlare. Dopo un anno ho scoperto che non si scolava, dopo un anno, cioè, che non c'era scritto. Vabbè, mamma ragazzi, mia. Direi di salutare. Ci vogliamo qua. Bene perché è così. Vai. Comunque, ragazzi, a proposito, io stasera ho CT1000, quindi okay. Poi mando le foto. Aspettiamo le foto. Vi ringrazio. Sentiamo e noi ci vediamo al prossimo podcast. Yes. Ciao ragazzi, grazie mille. Ciao. Ciao.